Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti e benvenuti al secondo webinar sul progetto dei NIRMIS ostetrici coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla Regione Lombardia. Oggi, come sapete, ci occuperemo dell'emoperitoneo spontaneo in gravidanza e dopo questa parte clinica affronteremo anche un piccolo approfondimento su come le regioni si stanno muovendo per cercare di mettere a sistema queste iniziative di sorveglianza della grave morbosità materna all'interno dei diversi contesti regionali, che è un aspetto che a noi sta molto a cuore e pensiamo che sia veramente un passo ineludibile tutto il lavoro che si è fatto fino ad oggi su questo tema. Prima di dare la parola al dottor Spelzini, che coordinerà il webinar di oggi pomeriggio, volevo ricordarvi che il 21 settembre, sempre dalle 5 alle 7, parleremo di embolia di liquido amniotico e il 22 settembre, dulcis in fundo, avremo il webinar sulla sepsi materna, al quale teniamo molto anche perché abbiamo ospite la professoressa Marian Knight dal Regno Unito che ci presenterà in anteprima i risultati dello studio GLOSSO MS sulla sepsi materna, sulle infezioni in realtà in gravidanza, per quello che riguarda la parte dei paesi europei. L'ultima cosa, l'agenzia che ha organizzato, About Evidence, che organizza i webinar, ci ha informato che ci sono state molte iscrizioni per i crediti ECM e ci ha spiegato che le registrazioni di questi webinar saranno, lasciate online per 6 mesi, quindi se qualcuno per qualche motivo dovesse perdere la diretta, diciamo che è sempre meglio, può comunque rivedere i video e poi fare il test per acquisire, i 12 crediti ECM. Questo era un messaggio di servizio. Adesso lascio la parola al dottor Spelzini, che ringrazio per moderare la sessione. Buon pomeriggio a tutti, è un piacere per me poter moderare questo evento di estrema rilevanza per tutti noi da un punto di vista clinico ed esperienziale. Il tema è un tema particolarmente di nicchia, si potrebbe dire, perché fondamentalmente rappresenta una circostanza, una situazione di fronte alla quale molti di noi si sono già trovati. Ciononostante, resta un evento relativamente infrequente, che ahimè è associato, continua a essere associato comunque a una relativamente elevata morbilità e mortalità perinatale e quindi di estrema importanza. La sua rarità, fa sì che, appunto, si tratti di una situazione, di una circostanza di difficile definizione, di difficile individuazione e fondamentalmente diagnosi. Quindi, da qui, si può evincere come uno studio volto alla valutazione, all'identificazione, di questa situazione rara sia di estrema importanza nel guidarci nelle nostre scelte, nel nostro operato della vita quotidiana. Questo sicuramente è valido per chi tra di noi si trova a lavorare in un centro di riferimento con un alto volume di attività, ma anche e soprattutto in chi ovviamente lavora in sedi con un minor volume di, con un volume di parti e quindi conseguentemente con una ridotta probabilità di incontrare tale tipo di circostanza. Prima di dare la parola al panel di oratori molto ben selezionato e di elevatissimo profilo, giusto ricordare che, come detto in anticipo, ognuno di noi si è trovato nel corso della sua esperienza lavorativa ad affrontare situazioni di questo tipo e sicuramente si ricorderà come molto probabilmente alla diagnosi si è arrivati dopo un percorso articolato di confronto tra colleghi e anche di confronto tra specialisti, quindi un qualcosa che implica più delle volte anche una multidisciplinarietà. E questo è un tema molto caro, molto attuale e che sicuramente troverà una giusta descrizione, una giusta collocazione nelle presentazioni dei relatori. Adesso io do la parola alla dottoressa Maraschini dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma, che appunto ci illustrerà gli obiettivi e i metodi del progetto. Le lascio la parola. Buongiorno a tutti, grazie per la presentazione. Allora, io mi dispiace per chi ha partecipato anche al webinar di ieri, perché alcune cose ovviamente si ripeteranno, perché diciamo, i metodi
e gli obiettivi del progetto relativo all'eclampsia che abbiamo presentato ieri, ovviamente sono gli stessi rispetto allo studio di questa condizione che è l'emoperitoneo spontaneo in gravidanza. Allora, innanzitutto ribadiamo il concetto di nermine ostetrico. Appunto, questo progetto in particolare, che è il secondo sui nermine seguito a quello degli eventi emorragici, è stato finanziato dal Ministero della Salute con il programma CCM 2016. È nato all'interno del network INOS, un network internazionale che studia sulla sorveglianza ostetrica, ed è stato coordinato dalla Regione Lombardia con il supporto di ITOS. È stato ovviamente approvato all'unanimità dal Comitato Etico dell'Istituto Superiore di Sanità e raccoglieva non solo l'emoperitoneo spontaneo, ma anche l'eclampsia, come abbiamo visto ieri, e seguiranno altri due webinar sulla sepsi e sull'embolia di liquido amniotico. Allora, vediamo appunto i NIRMIS, sono degli eventi di grave morbosità materna acuta, potenzialmente fatali, spesso molto rari, come quello che vedremo oggi, e l'OMS raccomanda di utilizzare questo termine proprio per sottolineare il fatto di un evento molto grave che viene, diciamo, un evento potenzialmente fatale che spesso per fortuna viene evitato. E viene appunto applicato agli eventi che avvengono durante la gravidanza, il parto, ma spesso si arriva a vedere entro 42 giorni dal termine della gravidanza, dall'esito della gravidanza. È un importante indicatore perché, ripetiamo, rispetto alle morti materne sono eventi più frequenti e quindi permettono delle analisi più veloci e che danno una potenza statistica più forte, con una raccolta dati diciamo più breve, e rispetto alle morti materne sono dei successi terapeutici, quindi la segnalazione dei casi è più facile, anche le procedure di audit che sono raccomandate dopo questo tipo di eventi vengono fatte con maggior facilità. È un termine mutuato dall'aeronautica militare, proprio appunto un evento, un incidente sfiorato, indicano. Allora, le regioni partecipanti sono 9, alle 6 lo zoccolo duro della mortalità materna se ne sono aggiunte 3 e via via nel sistema ITOS si stanno sempre via via aggiungendo, cerchiamo ogni anno di aggiungere nuove regioni sperando di avere una copertura prima o poi nazionale. E le 9 regioni che hanno partecipato nello specifico a questo progetto sono il Piemonte, la Lombardia, Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio, la Campania, la Puglia e la Sicilia, e abbiamo cercato di distribuirle in tutto il territorio italiano per una copertura del 75% dei nati. Lo studio è osservazionale, prospettico e population based, e appunto rileva queste quattro condizioni che ormai conosciamo bene. Allora, le unità operative partecipanti sono l'unità di coordinamento con a capo la professoressa Irene Cetin, che oggi presenterà i dati su questa condizione. Poi abbiamo ovviamente l'Istituto Superiore di Sanità con il reparto della salute della donna e dell'età evolutiva, e poi in ogni regione abbiamo un'unità operativa regionale che ci aiuta a diciamo, stimolare l'inserimento dei dati da parte dei referenti regionali. E ci aiuta anche nel monitoraggio, magari fornendoci le SDO regionali quando ci servono per fare dei confronti tra i dati inseriti in piattaforma e i dati rilevati attraverso le schede di dimissione ospedaliera. Queste appunto sono tutte le unità operative partecipanti al progetto con per ogni unità operativa i referenti regionali. Gli obiettivi specifici del progetto erano appunto quelli di stimare il tasso di incidenza di queste condizioni, ma anche di, ad esempio, analizzare i fattori associati a queste patologie, anche, soprattutto per queste condizioni molto rare, di aggregare poi dati raccolti con quelli provenienti sempre da questo network internazionale per avere delle casistiche più ampie e quindi raggiungere dei risultati
risultati più stabili e più robusti. Importante sarà anche valutare la appropriatezza clinica e organizzativa dei vari percorsi assistenziali. È stato implementato una FAD, un corso di formazione a distanza sulla sepsi, e siamo arrivati al punto finale di discutere e presentare i risultati ottenuti ai professionisti che operano nel Servizio Sanitario Nazionale. Allora, adesso andiamo a vedere come attraverso le schede di dimissione ospedaliera nazionali abbiamo, prima ancora di iniziare lo studio, abbiamo cercato di capire qualcosa sul conteggio, sulla numerosità di questa condizione dell'emoperito non spontaneo. Siamo andati a vedere il CD9, abbiamo cercato di selezionare una serie di codici che ci potessero indicare, ci potessero far contare questa condizione. Abbiamo selezionato una serie di codici che vedete elencati, li siamo andati a cercare nei ricoveri di parto e abbiamo trovato che nei ricoveri di parto praticamente erano nulle i primi 4 punti e invece avevamo dei casi di emoperitoneo non traumatico, li conteggiavamo con questo codice 568.81 e conteggiando in questa maniera abbiamo stimato un'incidenza attesa che ci potesse anche far capire l'impegno che avevano le strutture nel segnalare e di inserire le informazioni di questa condizione. Questi sono i numeri relativi a 2 anni, i numeri anche da SDO erano relativamente bassi, ma come vedremo confrontando questo codice con la definizione clinica, ci siamo resi conto che in questo caso le SDO non sono adatte a evidenziare questa condizione, perché nella definizione clinica abbiamo tutta una serie di esclusioni che è difficile intercettare attraverso i codici SDO. Adesso andiamo a vedere le unità operative che hanno aderito allo studio. Ovviamente noi abbiamo censito, abbiamo cercato di arruolare tutte le strutture pubbliche e private di tutte le regioni partecipanti. Durante lo studio, che è durato più di 2 anni, alcuni punti nascita hanno chiuso e alcune punti nascita abbiamo visto che non ci segnalavano in maniera completa, non ci rispondevano. E quindi abbiamo qualcosa abbiamo eliminato, ma siamo soddisfatti di aver raggiunto il 94% di unità operative partecipanti allo studio, con anche alcune regioni che in altri studi erano state meno virtuose, come ad esempio la Campania, che invece in questo caso, grazie anche all'aiuto dei referenti regionali, ha veramente per questa condizione ha segnalato i casi. Allora, per quanto riguarda la definizione di emoperitoneo spontaneo, è necessario dare una definizione molto precisa, in modo tale che tutti quanti i referenti e quelli che inseriscono i dati parlano la stessa lingua. Per questa definizione abbiamo utilizzato questa pubblicazione che ha visto un panel multiprofessionale di esperti, non solo di ginecologi, ma anche di ostetici, anestesisti, radiologi, che è arrivata a votare una definizione condivisa di emoperitoneo spontaneo in gravidanza. Vediamo qual è questa definizione. Questa definizione vede, vengono, devono essere inseriti, dovevano essere inseriti tutti i casi che vedevano un'emorragia intraperitonale spontanea, quindi non doveva essere traumatica, e da questi venivano esclusi le gravidanze ectopiche, le retture d'utero e i sanguinamenti associati al taglio cesareo. Queste esclusioni hanno fatto sì che il codice SDO non era adatto a identificare questa condizione attraverso i flussi sanitari, e quindi appunto in questi casi è necessario uno studio clinico che vada a intercettarli, a contarli per valutarne l'incidenza.
Per quanto riguarda il timing del reclutamento dei casi, ogni condizione di studio aveva una determinata finestra temporale di inclusione nello studio. Per l'emoperitoneo spontaneo, anche se tutti i casi sono principalmente peripartum, si arrivava fino ai 42 giorni dal suo esito. Andiamo a vedere la scheda di raccolta dati che è stata elaborata e rivista da un gruppo sempre di esperti che ci hanno, una volta stesa, hanno controllato e ci hanno dato dei consigli, hanno aggiunto variabili relative appunto alle informazioni che dovevamo chiedere per conoscere e per descrivere questa condizione. Andiamo a vedere in particolare due parti, diciamo, mentre la scheda era suddivisa in varie sezioni tematiche, alcune molto simili tra le condizioni studio, mentre quella della diagnosi e del trattamento molto specifiche della condizione che si andava a studiare. Qua vedete le domande che sono state poste per capire come è stata fatta la diagnosi di emoperitoneo spontaneo e a seguire la parte sul trattamento. I casi segnalati, la raccolta dei dati è iniziata il 1 novembre 2017 e si è conclusa il 31 marzo 2020, sono stati segnalati 40 casi, a questi 40 casi uno è stato eliminato perché duplicato e ben 10 sono stati eliminati perché non avevano la definizione clinica identificata dallo studio, quindi vedete come è una condizione anche di difficile diagnosi per i clinici. In totale abbiamo quindi analizzato e vedremo i risultati presentati dalla professoressa Cetin di 29 casi di emoperitoneo spontaneo. Vi ringrazio tutti, soprattutto chi ovviamente ci ha fornito i dati, senza i quali non avremmo potuto fare nulla di tutto ciò. Grazie. Grazie Alice. Questa presentazione introduttiva ci ha chiaramente permesso di poter comprendere quali sono appunto i principi ispiratori dello studio in questione e quali sono appunto gli obiettivi e la metodologia del progetto. Questo è stato chiaramente raggiunto in maniera molto efficace. Prima di passare al prossimo relatore, la professoressa Cetin, voglio ricordare all'audience che è possibile rivolgere delle domande al panel dei relatori attraverso il tasto domanda e risposta che vedete sullo schermo nella parte inferiore. Risposte chiaramente poi verranno rivolte direttamente agli oratori al termine della sessione. Avremo identificato due momenti per poter rispondere poi direttamente alle domande rivolte al termine della relazione della dottoressa Cetin e un secondo momento prima del termine dell'incontro stesso. Quindi insomma esorto i partecipanti appunto a rivolgere le proprie domande qualora appunto ce ne fossero. A questo punto lascio la parola alla dottoressa Cetin che introdurrà e si addentrerà nella tematica in oggetto. Lascio la parola. Non si sente l'audio, va attivato l'audio. Ok. Perfetto. Si sente, va bene, ok. Vedete anche le diapositive? Vedete anche le diapositive? Non ancora, non ancora. In teoria ho fatto. Non riesco più a trovare i comandi. Condividi, vediamo se ce la faccio. Ecco. Succedi. No, non c'entra niente. Ma sai che è ridicolo? L'abbiamo provato prima e... Mi spiace, non capisco cosa è successo, non vedo più, cioè io le diapositive le vedo, ma non...
Dov'è che dovrebbe essere il comando per metterle? Perché non mi compare. Se no, l'alternativa c'è è che. Il tasto condivisione verde in basso nella schermata. Tra domande, partecipanti, domande e risposte, condividere lo schermo. Ma è tutto quello che non sto più vedendo, perché prima ero. Prova col mouse in alto, delle volte va sopra la barra degli strumenti. Prova ad andare col mouse in alto, vedi se ce l'hai lì il tasto verde. No, ho capito cosa stai dicendo, ma non. Prova a fare ESC, forse ce l'hai tutto schermo. No, non ce l'ho tutto schermo, no. Ero uscita prima, per quello che ho fatto un po' di confusione, forse. No, l'alternativa è che siccome gliele avevo inviate, che le metta, però poi deve andare avanti lui, mi deve ascoltare. Che le metta. Non so, non capisco, o esco completamente o. Prova con share screen. Non vedo proprio il comando per mettere le diapositive. Non mi compare in nessun modo. Scusatemi, ma share screen, lo ridico. Adesso le vedete? Sì. Ok, va bene. Ok, adesso mi è ricomparso tutto. Sì, mi è ricomparso tutto adesso, però adesso vediamo se riesco a mettere lo schermo intero. No, ma guarda che è stranissimo, ho fatto. Ok, forse ce la dovrei fare. Ok, scusate, vedete a schermo intero adesso? Sì, ok, va bene. Allora, cercherò di recuperare i minuti persi. Quindi, ringrazio Serena, ringrazio Federico, ringrazio Alice per quello che hanno detto finora e ovviamente hanno detto già delle cose importantissime. Quello che avevamo visto già dai dati raccolti appunto dall'Istituto Superiore di Sanità coordinato da Serena Donati sulla mortalità materna aveva evidenziato come, riportato appunto nell'ultimo report sulla mortalità materna, come l'emoperitoneo spontaneo rappresenti una causa di morte materna indiretta. In particolare c'erano state 7 morti, rappresentando il 17,9% delle morti materne indirette. Chiaramente si è spostato un po' verso l'alto questo valore nel tempo. Perché? Perché in realtà altre cause sono un pochino diminuite e evidenziando che cosa? Evidenziando delle problematiche che un pochino Federico ha già un pochino evidenziato quando, nella sua introduzione, e cioè che siccome sono eventi sicuramente molto rari, non è così semplice fare la loro diagnosi e a volte il tempo di diagnosi ovviamente è determinante nel potere aumentare la sopravvivenza materna. In particolare, come anche osservazione dei reviewer del lavoro che era stato pubblicato, per quanto proprio riguardava la morte da emoperitoneo spontaneo in gravidanza, i reviewer avevano sottolineato la necessità di riconoscere per tempo in una donna gravida la storia, quindi di riportare e riconoscere la storia di endometriosi pregressa o evidenziare che una donna fosse sia affetta da connettivopatie come la sindrome di Ehlers-Danlos, che aumenta il rischio di aneurismi e di rottura di aneurismi, e anche di aumentare la conoscenza chiaramente degli ostetrici della dissezione dell'aorta, che ovviamente in gravidanza non è una diagnosi così semplice, ma rappresenta una potenziale causa di morte. La definizione l'abbiamo già vista. E quindi abbiamo anche già detto che è sicuramente una possibile causa di morte e quando non è una morte è un near miss. L'ho ripetuto questo concetto per farvi vedere proprio come negli anni la mortalità materna, cioè nell'ultimo secolo, i dati riportati, chiaramente basandosi su dati riportati,
La mortalità materna causata da un emoperitoneo spontaneo in gravidanza riportata in letteratura è passata dall'inizio del 1900 a una mortalità che era di più della metà dei casi, per scendere nell'87 al 4% e negli ultimi dati del 2017 riportati dal gruppo di Lear a 1,7%. Dicendoci quindi proprio che questa patologia, questa situazione così acuta clinica deve proprio essere riconosciuta per portare a degli esiti migliori. Quando parliamo di emoperitoneo spontaneo in gravidanza, chiaramente la maggior parte delle volte la causa è questo emoperitoneo avviene nel primo trimestre. La causa più frequente è sicuramente la gravidanza extrauterina o la rottura di una cisti ovarica emorragica. Gli episodi che si verificano dopo il primo trimestre sono decisamente più rari e di questi abbiamo già detto però che nella definizione del DELFI non rientra la rottura d'utero la rottura d'utero. Ok, mentre sicuramente sappiamo, e lo vedremo anche dalla prossima diapositiva dove vi farò vedere i dati della letteratura, che ci sono molti casi appunto riportati di associazione con endometriosi, con localizzazione ectopica di tessuto endometriale e come questa situazione sia molto interessante perché sostanzialmente quello che avverrebbe in alcuni casi, perché tra l'altro la cosa interessante è che noi quando abbiamo studiato, sicuramente io, abbiamo studiato che l'endometriosi in teoria in gravidanza dovrebbe regredire. In realtà sembra che in alcuni casi i focolai di endometriosi nel primo trimestre vengano stimolati dal progesterone che induce una decidualizzazione dello stroma e quindi porta a un aumento delle loro dimensioni, che successivamente vanno incontro a una decidualizzazione e possono diventare fibrotici. Quindi in realtà poi non sempre vengono riconosciuti nel momento in cui si fa una chirurgia per risolvere la problematica emorragica, perché a meno di fare un esame istologico specifico, spesso e volentieri queste alterazioni non vengono riconosciute, quindi probabilmente c'è una sottostima. Andiamo quindi adesso a però concentrarci su quelli che sono proprio le fonti di sanguinamento che ci interessano, i casi che abbiamo che stiamo studiando. Quali sono i dati della letteratura? Un po' di studi ci sono, però come vedete i principali studi non sono proprio gli unici, ma diciamo i principali, sono tutti studi che sono stati fatti con modalità retrospettica o di revisione di casi, quindi non ci risultano studi prospettici, con numerosità che al massimo hanno raggiunto i 59 casi, ripeto, comunque sempre retrospettici o di revisione. Quindi comunque probabilmente con dei bias, perché ovviamente i casi riportati non necessariamente sono tutti quelli che sono avvenuti. Come vedete la nulliparità è rappresentata di più, l'insorgenza nel terzo trimestre sicuramente, la PMA rappresenta una costante, tutti i dati pubblicati indicano una percentuale di PMA, vedete in questi studi, che andava dal 24 al 40%. La presenza di endometriosi in tutti questi studi, che però si sono concentrati molto sull'endometriosi, tutti gli autori erano molto interessati a questo aspetto, superava in tutti questi studi il 50% dei casi. Un'altra cosa molto interessante è che la fonte del sanguinamento è nella maggior parte dei casi a carico della parete uterina posteriore e principalmente localizzata nella parte sinistra della pelvi. Le perdite ematiche medie vedete che sono comunque alte, superano in generale i 2 litri e questo lo vedremo anche nei nostri dati. La mortalità materna, come vi dicevo, si è attestata in questi dati riportati intorno all'1,7%. Ma quello che sicuramente tutti notano è che questa patologia è sicuramente una grave causa, sicuramente di prematurità, perché quasi sempre la gravidanza viene interrotta quando viene a verificarsi un evento di questo tipo
e anche la mortalità perinatale è molto alta, perché vedete che si parla di percentuali del 36, dal 36 al 20%, però comunque sicuramente percentuali molto alte, sia quindi di mortalità che prematurità. Quindi il feto sicuramente paga un prezzo molto importante, anche perché a volte non sempre si ragiona completamente sul fatto che in alcuni casi comunque la gravidanza potrebbe anche essere eventualmente proseguita se si riesce a risolvere la problematica emorragica. Endometriosi, vedete, molto molto presente, soprattutto nei casi di mortalità neonatale. Quindi lo scopo del nostro lavoro l'ha già riassunto prima Alice, ed è sicuramente quello di andare a rivedere tutti questi fattori che ho appena anche elencato nella popolazione che abbiamo studiato. Abbiamo già visto che si tratta di 29 casi, perché alcuni sono stati esclusi per mancanza di dati o per non corrispondenza con la definizione. E questo ha portato a un numero di casi che ci ha consentito, anche suddividendolo nelle varie regioni e andando a vedere il numero, una stima del numero dei parti totali, andare a calcolare una incidenza di questo tipo di complicazione dello 0,05 per mille in media, che ha oscillato un pochino tra le varie regioni, da un minimo dello 0,02 a un massimo dello 0,08, però comunque diciamo abbastanza, restando abbastanza costante nelle varie regioni. Può darsi che qualche regione abbia fatto un minimo di under reporting, però tutto sommato direi che il valore medio potrebbe anche essere abbastanza veritiero. Se andiamo a vedere poi le caratteristiche della popolazione italiana che ha avuto questo tipo di problema, vediamo sicuramente che non c'è un lieve aumento dell'età materna, nel senso che ci sono più o meno 2 anni di scarto, ma sono, direi, non particolarmente significativo. L'età delle pazienti che hanno avuto l'emoperitoneo era 35 in media, contro uno 32 dai dati del CEDAP. La cittadinanza e il titolo di studio in realtà erano molto concordanti con i dati del CEDAP, quindi non c'erano differenze come ci sono a volte, ma anche perché chiaramente la numerosità è così piccola che è veramente molto difficile fare questo tipo di calcoli. Però diciamo che cittadinanza e titolo di studio non sembravano essere particolarmente diversi, mentre le prime gravide erano comunque anche queste simili, assolutamente sovrapponibili a quelle dei dati del CEDAP, ma il pregresso taglio cesareo pure non sembrava avere una grossissima differenza, sia un pochino più alto, 20%, però c'erano sicuramente patologie gravidiche pregresse molto più rappresentate e, dato molto importante, la gravidanza insorta da, scusate, i cerchiolini sono un po' sfasati, ma la gravidanza insorta da FIVET era presente nel 17% dei casi. Questo dato è sicuramente molto più alto di quello della popolazione generale. Si sono un po' spostati. Ecco, c'era poi questo dato che era curioso, perché insomma 31% delle pazienti stavano facendo terapia con una forma di anticoagulanti o l'aspirinetta. Non abbiamo ovviamente, o l'eparina. Non abbiamo ovviamente il dato nazionale su questa indicazione. Non credo francamente che il 30% delle donne italiane in gravidanza assumano una qualche forma di anticoagulanti o antiaggreganti, per cui questo sicuramente va considerato quando diamo alle donne aspirinetto e parina, perché dobbiamo renderci conto che potrebbe anche rappresentare un fattore di rischio per la loro gravidanza. Se andiamo a vedere poi come è il rischio proprio relativo, per l'età materna vediamo che l'età superiore a 35 anni ha raddoppiato il rischio, quindi quella piccola differenza, in realtà se andiamo a suddividere le donne con età superiore a 35 e inferiore a 35, raddoppia, l'età superiore a 35 raddoppia il rischio, così come sicuramente la riproduzione assistita invece rappresenta il più grosso fattore di rischio, perché lo aumenta di 10 volte. La gravidanza multipla aumentava il rischio di 7 volte, però questo potrebbe essere un bias, potrebbe in realtà essere semplicemente un effetto del fatto che la maggior parte delle gravidanze da riproduzione assistita
erano gemellari e quindi ovviamente probabilmente la riproduzione assistita è quella che ha fatto più è stata più responsabile di questo aumento di rischio. Andiamo quindi a vedere come se riusciamo da questi pochi numeri a trarre qualche anche numero che ci dica rispetto a endometriosi pregressa chirurgia. Allora, quindi vediamo che la diagnosi di endometriosi pregravidica nota e riportata, ma ripeto, non in tutte le donne probabilmente questa diagnosi era nota, nella nostra casistica è stata decisamente inferiore a quella degli altri studi che vi ho fatto vedere prima, che parlavano di percentuali superiori al 50%. Mentre noi abbiamo avuto una percentuale di circa il 20%. Non abbiamo dei dati realmente affidabili del Ministero della Salute che però ci dicono che la percentuale italiana dovrebbe essere intorno al 10-15%, quindi comunque sicuramente abbiamo un pochino di idea che questo rappresenti anche nella nostra popolazione un fattore di rischio, ma non è proprio facilmente dimostrabile. La pregressa chirurgia addominale era molto rappresentata perché, pur includendo i tagli cesarei, diverse donne avevano avuto chirurgia per endometriosi, avevano avuto appendicectomia, comunque quindi una forma di chirurgia addominale, miomectomia, salpingectomia e laparoscopia per corpo luteo emorragico. Quindi sono piccoli numeri, però sicuramente questo dato è decisamente significativo in questa popolazione. Vedete, nessuna chirurgia. Un terzo delle donne non aveva avuto nessuna chirurgia, due terzi delle donne avevano avuto una forma di pregressa chirurgia addominale, come vi ho fatto vedere prima, e la chirurgia per endometriosi rappresentava un quarto di queste indicazioni chirurgiche. Quando si è verificata la SCIP, allora concordiamo anche con i dati della letteratura che la maggior parte dei casi, vedete 20 casi su 26, scusate se è un po' spostata, sono avvenuti nel terzo trimestre e invece solo uno nel primo trimestre e sei nel secondo, e abbiamo avuto anche, scusate, tre casi nel postpartum, nei primissimi giorni del postpartum, vedete proprio subito dopo. Questo dato concorda con tutto quanto sappiamo anche da altre casistiche. Quali sono stati i principali sintomi riportati nelle schede di raccolta dei dati? Sicuramente il dolore addominale è stato presente nel 90% dei casi. In una buona percentuale di casi, vedete, più di un terzo, ci sono state delle alterazioni del battito cardiaco fetale che ci dicono quindi che l'emoperitoneo era sicuramente molto importante perché ha portato evidentemente a una riduzione anche dell'apporto di ossigeno alla placenta e quindi a un'alterazione dell'ossigenazione fetale con conseguente alterazione del battito, l'ipotensione materna, lo shock e poi in alcuni casi anche l'arresto cardiaco, vedete, quindi dolore alla spalla che sappiamo essere un segno di compromissione peritoneale. Questo è un dato veramente importante su cui dobbiamo riflettere. Nel 40% nel 42% dei casi non è stato effettuato nessun imaging. E questo chiaramente non è corretto, non va bene. Certo, uno potrebbe dire non è stato fatto nulla perché si è andati direttamente in sala operatoria, è possibile, probabilmente in qualche caso è stato così, però sappiamo anche che anche negli ospedali, anche in grandi ospedali, spesso c'è un po' di reticenza se la donna viene valutata dal chirurgo invece che magari subito dall'ostetrico o magari comunque il radiologo non si sente particolarmente confidente col fare una radiografia, con fare una TAC in gravidanza, c'è sempre un po' di ritardo nel sottoporre una donna a indagini diagnostiche. Comunque la risonanza non è mai stata effettuata, la TAC da sola solo nel 10% dei casi, eco e TAC nel 10%, e ecografia nella maggior parte dei casi, chiaramente noi ginecologi lavoriamo molto con l'ecografia, però la TAC, ricordiamoci che la TAC è fondamentale per evidenziare una dissecazione di un aneurisma o dell'aorta quando è ancora in una fase di dolore e non di già riduzione anche della massa volemica. Ok. Sono state trattate come queste pazienti? Scusate.
come vedete, praticamente quasi tutte sono state sottoposte a una laparotomia. Solo in un caso è stata effettuata una laparoscopia e nessun intervento in un caso. La laparoscopia, peraltro, è stata effettuata nel caso che si era verificato molto precocemente, quindi vuol dire che c'è sicuramente stato un utilizzo della laparotomia importante anche probabilmente in relazione alla severità. Dobbiamo sempre ricordarci che anche durante la gravidanza la laparoscopia, chiaramente in una situazione in cui non c'è ancora un'instabilità emodinamica completa, però la laparoscopia rappresenta un buon accesso perché ci consente di vedere tutte le aree dell'addome. Quindi se non si è in una condizione di emoperitoneo massivo, se la laparoscopia, se l'accesso addominale ha anche uno scopo di evidenziare dov'è la fonte del sanguinamento che magari non è stata evidenziata, la laparoscopia in realtà ci consente di vedere tutto l'addome e di non dover fare magari, come ci è successo con una paziente che è stata seguita in un ospedale della Lombardia, abbiamo visto che siccome non veniva trovata la fonte del sanguinamento, la laparotomia longitudinale è stata estesa da sovrapubica a sottosternale, quindi la signora insomma ha subito un intervento veramente molto importante. Dove era la sede del sanguinamento? Vedete, in 4 casi il sanguinamento era epatico e in questi casi si è verificata anche una sindrome di HELLP. Ci sono stati 3 sanguinamenti da arteria epatica, uno da vena splenica, una rottura spontanea di milza. Però vedete che ci sono state anche molte fonti, da torsione di mioma peduncolato, torsione annessiale in un carcinoma ovarico e dopodiché ci sono stati anche una serie di sanguinamenti pelvici, 17 su 29, che confermando quello che era stato visto dalla letteratura è stato molto frequentemente a sinistra. Vedete, 35% dei casi sanguinamento proveniva dall'emipelvi di sinistra, nel 23,5% dei casi dalla parete uterina posteriore e nell'11% dei casi dall'emipelvi di destra. Quindi confermiamo quello che era stato già riportato in letteratura. Gli esiti materni sono stati importanti, nel senso che la perite ematica è stata superiore a 2 litri in 8 casi, c'è stata necessità di trasfusione in 22 casi, ci sono state complicanze materne gravi in 8 casi, quindi in un quarto dei casi che sono andati incontro, in 4 casi a HELLP, 2 casi di arresto cardiaco, un'isterectomia e un'ipertensione arteriosa non controllata. Ci sono state 2 morti materne, come vedete. Quindi, insomma, confermiamo che sicuramente è una patologia che richiede il coinvolgimento di un'equipe fin da subito molto, molto capace. Come sono stati gli esiti neonatali? Allora, in un caso c'è stato un aborto spontaneo e i feti invece rimanenti, perché come vedete c'erano 3 gravidanze gemellari, per cui i feti che erano arrivati a un'epoca di possibile sopravvivenza fetale erano 31, di questi abbiamo i dati di 30 e vedete che di questi 5 sono nati morti, 25 sono nati vivi. E di questi nati vivi abbiamo avuto 7 bambini nati a termine, 3 quasi a termine e progressivamente la prematurità chiaramente si è espressa anche nella nostra casistica. Direi che abbiamo praticamente concluso, nel senso che questo riassume appunto gli esiti. La prematurità si è verificata nel 72% dei casi, ricovero in teen in 17 bambini, quindi 68% dei casi, complicanze neonatali gravi in 4 bimbi e una morte neonatale. Queste complicanze neonatali gravi si sono verificate tutte in casi che erano associati a partenza pelvica del sanguinamento. 5 sono nati morti. Quindi, comunque, diciamo che i nostri dati si attestano abbastanza bene nel confronto con la letteratura internazionale e hanno sicuramente il grosso vantaggio di essere stati raccolti prospetticamente. Forse non abbiamo tutti i dati dell'endometriosi, perché comunque sarebbe stato bello avere
in maggior numero di casi le biopsie che non c'erano sempre, quindi la conferma di questo dato. Diciamo che quindi, andando a concludere, la pregressa chirurgia addominale era stata molto rappresentata, la PMA era stata molto rappresentata, le complicanze materne ci sono state gravi in due casi. E abbiamo avuto delle complicazioni neonatali importanti. Qui vedete le conclusioni, le abbiamo già dette, sicuramente la PMA è il fattore di rischio più fortemente associato a SCID, l'endometriosi è un fattore di rischio, ma non riusciamo a quantificare il rischio relativo, la pregressa chirurgia addominale sembra essere un fattore di rischio, ma anche qui non riusciamo a quantificare il rischio relativo, confermiamo che la fonte del sanguinamento nell'emipelvi sinistra è più frequente e ci può far speculare appunto che si tratti di lesioni endometriotiche e decidosi misconosciute. Abbiamo avuto una morbosità materna come complicanze gravi in un quarto dei casi. Queste complicanze si sono verificate soprattutto in relazione anche alla HELLP syndrome, ma abbiamo avuto anche mortalità materna invece nei casi di SCID pelviche. Prematurità, come abbiamo già detto. Sono tutte cose che avevo già detto prima. Ecco, questo ovviamente è un dato importante su cui ragionare, diagnostica per immagini non eseguita nel 42% dei casi, tenuto conto che tutte le linee guida anche delle società radiologiche nazionali e internazionali prevedono l'esecuzione di TAC e risonanza qualora indicate anche in gravidanza. E ecco, poi un'altra cosa interessante, la prosecuzione della gravidanza post-intervento è avvenuta nel 6,9% dei casi. Vedete che era un pochino più alta negli altri studi internazionali, 12%, questa è sicuramente una cosa su cui bisogna un pochino fare cultura perché non sempre la gravidanza deve essere per forza interrotta se le condizioni lo consentono. Quindi migliorare il percorso diagnostico potrebbe portare a un miglioramento, a una riduzione della prematurità e degli esiti sia materni che perinatali. Io ho concluso, vi ringrazio. Ringrazio Martina Mazzocco, che non ho citato prima, che ha fatto la sua tesi su questo argomento e ha lavorato con Alice, con Serena e con Edoardo Corsi e hanno raccolto la maggior parte, insomma, di queste informazioni. Grazie a tutti. Grazie, grazie Irene per la presentazione veramente esaustiva, completa e anche molto stimolante. Adesso chiaramente passeremo a valutare le richieste, le domande dall'audience e anch'io, alla quale mi associo anch'io perché questa tua bellissima presentazione mi ha suscitato curiosità. Allora, dunque, per quanto si tratti di un evento relativamente raro, chiaramente è caratterizzato da un forte impatto clinico, come abbiamo visto, e anche del resto emotivo. E infatti mi ricordo i tre primi casi di emorragia spontanea in gravidanza. Il primo mi è capitato quando ero ancora interno a Pavia con una neurorottura dell'aneurisma dell'arteria splenica e un decesso materno. Il secondo caso mi ricordo benissimo al Buzzi con il professor Nicolini, una rottura della glissoniana da HELLP syndrome con il decesso neonatale e attraverso un packing epatico la paziente si è ripresa. Un terzo caso risolto invece per un sanguinamento postpartum da endometriosi decidualizzata. Quindi tre situazioni veramente paradigmatiche che hanno ritrovato riscontro nella presentazione che hai fatto. Ma per passare alle domande, appunto, c'è il collega Alberto Zanini che ha una domanda per la professoressa Cettini, appunto chiede negli esiti, c'è qualche dato sugli esiti nei casi di aneurisma dell'arteria splenica. Se appunto, questa poi peraltro è una delle tre condizioni che ho anch'io citato, che ho avuto esperienza, se c'è qualche dato riferito a questa particolare circostanza. A Irene. Allora in Regione Lombardia purtroppo abbiamo avuto ben due decessi negli ultimi 3 o 4 anni di donne che avevano avuto rottura dell'arteria splenica, quindi credo che forse sia per questo anche che fa la domanda. Adesso stavo riguardando i nostri dati, direi che in generale la rottura dell'arteria splenica è molto difficile riuscire a
evitare che porti a una complicazione molto severa. No, stavo guardando se... Allora, non mi sembra di ricordare che... Sto guardando qua, tra i dati, di ricordare che fosse stata scorporata qui in modo particolare, per cui dovrei riguardarli singolarmente. In questo momento, scusa, ma non mi ricordo. Scusate il rumore. Non mi sembra che... In realtà non vorrei dire una stupidaggine, però potrebbe anche essere che non ce ne siano state, perché potrebbero essere state riportate come mortalità materna. Però forse Alice tu ti ricordi meglio di me. Può darsi che Alice lo sappia. Ti ringrazio per la risposta, che comunque Alice deve aggiungere. Adesso scusate, adesso verifico il dato, vi faccio sapere. Dunque, ma in tempo reale oppure no, tanto per avere un'idea. Ci provo in tempo reale. Perfetto. Okay. Ti ringraziamo. Un'altra domanda sempre dall'audience che la dottoressa Meloni rivolge a Irene è fino a quale epoca gestazionale la laparoscopia può essere considerata un'opzione nella gestione dell'emoperitoneo? Questa è una domanda che chiaramente tutti noi... Sì, questa è una... diciamo che la risposta... Cioè, ci sono due motivi per cui puoi considerare di utilizzare la laparoscopia in gravidanza. Cioè, uno, che sicuramente è quello di essere meno invasivi, e l'altro è quello di riuscire a vedere meglio. Chiaramente la controindicazione è eventualmente, anche se chiaramente uno che è molto bravo con la laparoscopia probabilmente non ci mette neanche più tempo, però una controindicazione può essere se c'è una situazione assolutamente ormai instabile di emoperitoneo. Però dal punto di vista dell'epoca di gravidanza non è che c'è un limite preciso, è il limite che ti consente, cioè è la possibilità di avere un accesso. L'accesso nel terzo trimestre può essere eseguito da sedi non chiaramente ombelicali, quindi da sedi che sono più alte e laterali. Diciamo che forse a 37 settimane non si fa una laparoscopia, però dipende anche dalle dimensioni dell'utero. A 32-33 settimane non è impossibile eseguire una laparoscopia. Comunque Federico, se vuoi, puoi assolutamente dare il tuo parere. Ti ringrazio. No, chiaramente la maggiore esperienza maturata in questo ambito non riguarda la gestione dell'emoperitoneo, bensì di altre problematiche, per lo più legate a patologie o extraginecologiche. Per esempio, mi viene in mente poche settimane fa, pochi mesi fa, durante appunto l'emergenza Covid, ci è capitato una paziente con una doppia patologia, calcolosi della colecisti, cioè una colecistite e appendicite contestualmente. La sfortuna vuole che in questo caso, pur essendo un secondo trimestre, la paziente è stata operata a 29 settimane, chiaramente, però in questo caso, a fronte della significativa prematurità, che quindi non avrebbe indicato l'espletamento del parto per una motivazione come questa, la laparoscopia, trattandosi di sedi extrapelviche, extragenitali, ovviamente in particolare, ha reso possibile, chiaramente nelle mani di un chirurgo esperto, con basse pressioni di insufflazione, con degli accessi laparoscopici, diciamo, non convenzionali. Questo, per quanto riguarda l'emoperitoneo, chiaramente un grosso vincolo della laparoscopia ritengo possa derivare dal fatto che quando l'emoperitoneo è passivo, posto che la paziente sia in condizioni emodinamicamente stabili, la laparoscopia non sempre ti permette di avere una piena visione e un controllo del campo chirurgico. Questo, se vogliamo, forse è una... E quindi da qui un pochettino, e mi ricollego anche alla domanda che ci rivolge il collega Paganelli Andrea, tutti noi conosciamo, molto bene ricordiamo, qual è l'indicazione, ci sono qualche informazione in più, indicazioni sull'eventuale prosecuzione della gravidanza, in quale casi può essere pensato di proseguire la gravidanza dopo chiaramente il controllo e la risoluzione del sanguinamento. Ma sì. Guarda, allora sì, allora Andrea, recentemente, che ormai sono 2 anni, abbiamo avuto un caso di una paziente al Buzzi che è arrivata a 22 settimane, quindi insomma un'epoca in cui chiaramente era estremamente prematura la gravidanza, con un emoperitoneo in cui la causa non era
sicuramente pelvica, e quindi comunque la paziente è stata trasferita in un altro ospedale di Milano, dove, e adesso non sto a dire dove, comunque dove in realtà poi quello che è stato riscontrato è che il sanguinamento era un sanguinamento da un ovaio coinvolto da endometriosi. In quel caso, tra l'altro, che è il caso che ho citato dove non era stata fatta la laparoscopia, ma questo accesso laparotomico così anche invasivo, comunque è stato fatto, la signora aveva più di un litro di peritoneo, di emoperitoneo, e è stata fatta l'interruzione della perite ematica, e sull'ovaio è stato cauterizzato, è stato fatto tutto quello che dovevano fare. Dopodiché la paziente, l'intervento è stato concluso, la gravidanza l'hanno lasciata proseguire perché comunque tanto 22 settimane le chance di quel neonato erano bassissime, la signora, per farvela breve, è arrivata a termine. Ha fatto un cesareo unicamente perché aveva questa cicatrice laparotomica così importante e recente. Certo, però di fatto in quel caso nessuno si è posto il problema di interrompere la gravidanza in una situazione veramente molto, già molto grave, per cui noi dobbiamo porcelo sempre la possibilità, non sempre, cioè se non c'è una chiara evidenza di sofferenza fetale, non dobbiamo ragionare a 32 settimane e allora che problema c'è, il feto può nascere. Per un feto nascere a 32 settimane è comunque un handicap di partenza della sua vita che si porterà dietro per tutta la vita. Quindi senza metterlo a rischio di morte, chiaramente, ma se il monitoraggio cardiotocografico prima di iniziare l'intervento fosse normale, francamente la prosecuzione della gravidanza deve essere sempre un'opzione fino, insomma, è difficile mettere un limite, però è chiaro che magari a 37 settimane sicuramente no, ma prima uno se lo deve porre come possibilità. E ma questo un po' in tutto, perché guardate che io ho visto che spessissimo la prima cosa che tutti i colleghi dicono, soprattutto quelli che non sono ginecologi, primo caso di donna con Covid, era 32 settimane, è arrivata al sacco. Io ho avuto una pressione fortissima da tutti che dicevano fai il cesareo, fai il cesareo. Non abbiamo fatto il cesareo, la signora è rimasta quasi completamente asintomatica, era la moglie del paziente, del primo paziente, non si sapeva nulla, la signora è arrivata a termine, ha partorito a termine. Cioè, bisogna cercare di ragionare sempre e di cercare di fare il meglio e di avere un po' di, tra virgolette, di coraggio, perché non è che la soluzione è sempre interrompere la gravidanza. Sono d'accordo con te. Quale domande stanno fioccando numerosissime e sicuramente, ahimè, non ci sarà il tempo per dare seguito a ogni richiesta. Una tematica che adesso mentre parlavi mi è venuta in mente, che al di là dell'aspetto interventistico della risoluzione dell'emoperitoneo, nel caso di prosecuzione della gravidanza, un'altra tematica che hai sollevato in maniera più o meno diretta è la modalità di espletamento del parto una volta che la paziente sia stata sottoposta, e in questo senso promuovere un approccio laparoscopico è quello che in qualche maniera ti garantisce e garantisce un maggior profilo di sicurezza per quanto riguarda l'espletamento del parto per via vaginale, che è un altro aspetto chiaramente non indifferente. Io in questo senso concluderei questa prima parte dell'incontro prendendo in considerazione la richiesta, la domanda, l'osservazione fatta dalla dottoressa Fieni, alla quale mi riallaccio, che riguarda effettivamente la sorprendente bassa percentuale di pazienti sottoposti a indagini strumentali. Come conciliare l'instabilità emodinamica, chiede appunto la dottoressa Fieni, in una paziente non ancora ben inquadrata, con il consiglio delle principali società. Ecco, questa cosa, questo dato effettivamente, delle varie cose che hai presentato, è forse quello che mi ha colpito francamente di più, perché nel 42% l'assenza di un imaging, che anche sia anche solo ecografico, in qualche maniera mi ha istintivamente riportato a un'altra slide che tu hai presentato sulla percentuale sul rischio di mortalità perinatale dai tempi primi del Novecento di Williams per arrivare ai giorni nostri. Questo cosa significa? Almeno questa è la mia interpretazione, che in realtà in una gran parte dei casi la clinica è ancora l'aspetto diagnostico più importante, perché l'aspetto strumentale è in secondo piano e la riduzione della mortalità è chiaramente associata non tanto a una diagnosi precoce quanto a una migliore gestione dello shock emorragico nel caso appunto della mortalità perinatale e anche dell'assistenza di un prematuro, per dire. Questo è un dato molto molto interessante. Vuoi magari aggiungere qualche cosa che di non detto nella slide, perché è veramente un aspetto veramente interessante questo?
Ma sì, no, ho capito il tuo ragionamento e sono d'accordo, perché sicuramente c'è stato un miglioramento in assoluto, probabilmente anche legato a tanti fattori anche di tipo rianimatorio, eccetera. Però, guarda, è vero che guardando i singoli casi, ci sono stati parecchi casi, ancora nell'ultimo decennio, di diagnosi mancate e di donne, soprattutto nei casi di morte materna, il ritardo diagnostico era legato proprio alla mancanza dell'effettuazione di esami radiologici. Per cui, cioè, se c'è il tempo, cioè solo se uno decide comunque di andare, che deve andare in sala operatoria comunque, allora magari può anche non farlo, ma se la donna viene comunque lasciata in osservazione, allora si può tranquillamente fare una TAC. C'è stato un caso con una donna con la sindrome nota di Ehlers-Danlos, con una sintomatologia dolorosa in puerperio, che vista dai chirurghi, che non l'hanno sottoposta a nessun accertamento radiologico, pur avendo, semplicemente perché aveva appena fatto un cesareo, quindi pensavano che non ci potesse essere, cioè hanno fatto dei ragionamenti che non erano comunque, che non portavano a quello che poi in realtà la paziente stava, certo, che era una dissecazione. Stava sviluppando, esatto, sì. Bene, io direi che stiamo rispettando puntualmente la tabella di marcia e se tutti sono d'accordo proseguirei con la presentazione da parte del gruppo di Torino di un caso clinico avvenuto in Regione Piemonte, che sono incuriosisce veramente, non vedo l'ora appunto di sentire come ci e cosa ci racconteranno e come ci presenteranno questa loro esperienza. È una registrazione, giusto, se non mi sbaglio, che partirà a breve. Vero che partirà a breve? Grazie mille. Buongiorno, noi presentiamo un caso clinico di emoperitoneo spontaneo avvenuto nella regione Piemonte, in particolare l'ospedale Sant'Anna di Torino, che fa parte della città della salute e della scienza. Il caso sarà presentato a tre voci, dal dottor Alberto Vaccino, chirurgo di chirurgia generale della Città della Salute, dalla dottoressa Eleonora Corno, anestesista dell'ospedale Sant'Anna, e dalla dottoressa Montelio Clara, ginecologa, che sono io. Iniziamo la presentazione del caso. Si tratta di una signora di 37 anni alla sua prima gravidanza. L'anamnesi non ha rilevato nessun fattore patologico, la gravidanza è proseguita fisiologicamente e la signora si rivolge in pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna alle 16.41 del 20 gennaio 2019 a 35 settimane più 6 giorni di gravidanza, per la comparsa da circa 2 ore di un dolore addominale accompagnato da 2 episodi di vomito. All'arrivo al triage viene affidato il codice verde, i parametri vitali sono la pressione di 90 su 63, la frequenza cardiaca 86, la saturazione dell'ossigeno 99%, la temperatura 36,9 gradi. Viene subito accompagnata in sala visita, e la visita ostetrica rileva un collo dell'utero lungo 1 centimetro chiuso con un corpo uterino contratto. Viene eseguito un prelievo per gli esami dell'emocromo e la coagulazione e nel frattempo vengono somministrati paracetamolo 1 grammo endovena, il buscopan in fisiologica e la metoclopramide per il vomito. Nel frattempo viene applicato il tracciato cardiotocografico, alle 17:17 inizia la registrazione del tracciato e inizia con una bradicardia fetale. Nel frattempo, dopo circa 20 minuti di tracciato, mentre la frequenza cardiaca si riprende, viene rilevata una frequenza cardiaca materna di 140 con valori pressori normali, ma per l'aumento della frequenza cardiaca in attesa degli esami del sangue viene allertato e chiamato l'anestesista di guardia.
quando sono giunta in pronto soccorso dopo la chiamata, mi trovo di fronte a una paziente giovane, apparentemente in buono stato, un po' sofferente, posta nel decubito laterale sinistro, vigile, orientata, cosciente, che mi riferisce di soffrire da circa 3-4 ore di questo dolore al basso ventre. Richiedo di nuovo di misurare i parametri vitali della paziente e mi ritrovo con una pressione tutto sommato nella norma di 100 su 60 mm mercurio, una frequenza cardiaca di 130 con un ritmo sinusale, polsi periferici normospigmici, per cui ritengo di valutare l'eventuale presenza di esami del sangue che erano stati precedentemente eseguiti al ricovero, e nell'osservare in realtà non notiamo nulla di particolarmente strano: un'emoglobina di 11, delle piastrine di 300/1000, una coagulazione assolutamente nella norma, dei globuli bianchi rialzati, ma insomma in qualche modo non ci pongono nessun tipo di dubbio. Eseguiamo a questo punto un ECG a 12 derivazioni che ci conferma la tachicardia sinusale che ipotizzavamo al semplice monitor. Chiedo se era stata eseguita un'ecografia ostetrica e mi viene riferito che era già stata eseguita al momento del ricovero e risultava negative per patologie ostetriche in atto. Posizioniamo un accesso venoso di grosso calibro, un 16G, e provvediamo con un riempimento volemico con dei cristalloidi circa 500 ml, ottenendo una parziale risposta sull'emodinamica con una riduzione in parte della frequenza cardiaca. Nel frattempo richiedo l'apertura del type and screen per un eventuale intervento chirurgico, visto e considerato che al momento la paziente non era ancora chiaro quale fosse l'origine del suo tipo di dolore. Questi sono i valori dell'emoglobina e gli altri valori dell'emocromo al ricovero, e la prosecuzione del tracciato che abbiamo visto prima: la frequenza cardiaca fetale si era ripresa verso le 17:20, 17:30, la frequenza cardiaca è su intorno ai 140 battiti fetali, con un aspetto però del tracciato cardiotopografico lievemente pseudosinusoidale. La prosecuzione del tracciato alle 18:10 si vede come il tracciato battito cardiaco diventa bradicardico, e quindi si decide alle 18:20 il trasferimento in sala cesare, sospettando un distacco di placenta improvviso. Alle 18:20 quindi si sposta la paziente dal pronto soccorso alla sala cesare, viene eseguita un'anestesia spinale alle 18:32 poiché i valori emodinamici erano stabili, viene eseguita un'incisione addominale per il cesareo alle 18:33 e all'apertura della cavità addominale si riscontra un notevole emoperitoneo, cioè circa 1500 cc di sangue. A quel punto vengono contattati il ginecologo senior e il ginecologo reperibile. Alle 18:35 avviene l'estrazione di un feto di sesso femminile, il cui Apgar è 0 e 0. Il pediatra, che era già stato chiamato ed era in sala cesare, tenta delle manovre rianimatorie che purtroppo non sono esitate in un recupero del neonato. E la gestione intraoperatoria anestesiologica prosegue così. Allora, innanzitutto, una volta giunta la paziente in sala operatoria, abbiamo provveduto al monitoraggio dei parametri vitali, che sono quelli che vedete nella diapositiva, per cui, data la stabilità emodinamica, abbiamo deciso di eseguire un'anestesia locoregionale subaracnoidea a livello L2-L3 con marcaina pervarica allo 0,5% 10 mg.
Nel momento in cui ci siamo trovati di fronte al quadro di emoperitoneo, abbiamo subito cercato di impostare il nostro operato in base a un protocollo per la gestione delle pazienti emorragiche, che ha come fine il mantenere il supporto circolatorio, il mantenere la contrattilità uterina, cercare di prevenire e trattare l'eventuale CID e ovviamente gestire anche il processo trasfusionale. Per cui abbiamo subito reperito due accessi periferici di grosso calibro, chiamato un secondo anestesista e incrementato il personale infermieristico di supporto, preallertato il centro trasfusionale per avere la precedenza sugli esami del sangue che avremmo inviato in modo seriato, richieste quattro sacche di zero negativo, nell'attesa che venissero preparate quelle corrispondenti al gruppo sanguigno della paziente. Dopo l'estrazione della neonata abbiamo subito provveduto alla somministrazione di ossitocici, mentre nel frattempo abbiamo iniziato a preparare anche farmaci vasoattivi che avrebbero potuto esserci utili nel momento in cui le sacche erano in attesa di giungere in sala operatoria. E visto l'emoperitoneo imponente, al fine di cercarne le cause, viene chiamato anche il chirurgo generale reperibile, il dottor Alberto Bacino, e viene convertita l'anestesia a quel punto in anestesia generale. Allora, al mio arrivo ho aperto, ho prolungato l'incisione fino a livello sovraumbilicale, mediana, e c'era un vaso beante del mesolario di destra che abbiamo legato. A parte questo, soltanto qualche piccola spot a nappo, abbiamo revisionato tutta la cavità peritoneale, andando a vedere fegato, milza, stomaco, comunque tutto senza evidenziare altre anomalie di tipo emorragico. Abbiamo lavato, pulito, ma senza trovare altro fonte di sanguinamento. La gestione anestesiologica intraoperatoria sarà spiegata dalla dottoressa Corno. Allora, trovandoci di fronte a un quadro chirurgico più complesso rispetto al semplice cesareo, abbiamo deciso di convertire l'anestesia loco-regionale in un'anestesia generale con un'intubazione in rapida sequenza. Abbiamo provveduto al riscaldamento della paziente con i mezzi fisici e la tempestività nel preparare la noradrenalina all'inizio è servita proprio per sopperire a un calo ipotensivo della paziente stante la perdita ematica nell'attesa in cui fossero arrivate le sacche, quindi di massa e di plasma che erano state richieste. Abbiamo provveduto anche a un'emostasi farmacologica con acido tranexamico un grammo, ripetuto poi dopo 30 minuti ed eventualmente ancora ripetibile a 6-8 ore se non fosse stato ancora cessato il processo emorragico. Complessivamente sono state trasfuse 5 sacche di sangue e 4 sacche di plasma, monitorando con degli esami estemporanei circa ogni mezz'ora per avere i valori di emoglobina e l'assetto emocoagulativo. È stato anche posizionato un monitoraggio invasivo per la pressione arteriosa con catetere arterioso e tutti questi nostri tentativi sono stati volti a mantenere dei target che ci eravamo dati, e cioè di un ematocrito che fosse maggiore del 21%, una normotermia maggiore di 15-34 gradi, un pH che fosse maggiore di 7,2, il calcio maggiore di 1 millimole per litro e l'acido lattico che fosse inferiore a 2 millimoli per litro. Complessivamente le perdite ematiche stimate alla fine dell'intervento chirurgico sono state di circa 4.000. La gestione, il monitoraggio, la gestione della paziente viene poi proseguita in sala risveglio e successivamente in terapia intensiva, per cui vi continuerà il racconto del caso la dottoressa Corno.
Allora, alle ore 21 viene dato il termine dell'intervento. Alle 21.30 siamo riusciti pian pianino a svezzare la paziente dalla noradrenalina con il raggiungimento di valori pressori di 120 su 60 e una frequenza tra i 70 e gli 80. Sono stati condotti dei controlli seriati ogni due ore dal termine dell'emorragia e, stante il quadro di stabilità della paziente, si è provveduto poi alla progressiva estubazione, previa valutazione ostetrica ginecologica e ulteriore controllo degli esami emocromocoagulazione e galattati e chimica. È stata posizionata nel frattempo una CVC in vena giugulare destra sotto guida ecografica per avere anche poi un monitoraggio eventualmente della pressione venosa centrale nel postoperatorio, un ricontrollo dell'ECG a 12 derivazioni che non documentava più una tachicardia sinusale e il monitoraggio dei due drenaggi addominali posti a livello pelvico e a livello splenico durante l'intervento chirurgico. Considerato il quadro della paziente, è stato deciso il monitoraggio in terapia intensiva dopo aver ovviamente spiegato le condizioni cliniche della paziente, informato i congiunti circa le procedure effettuate e quello che sarebbe stato il percorso successivo della paziente. Questi sono gli esami un po' riassunti di quello che era l'ingresso in pronto, l'intervento chirurgico che ci ha portato a iniziare le trasfusioni e i valori degli esami seriati nel successivo postoperatorio, dopo ovviamente le trasfusioni di quelle 5 sacche di sangue e le 4 di plasma di cui abbiamo parlato prima. Quando abbiamo trasferito la paziente, il periodo è stato compreso dal 21 di gennaio al 28 di gennaio. C'è un errore, è un 28 di agosto, ma è sbagliato. Provvederemo a correggerlo. Durante il percorso assistenziale in terapia intensiva abbiamo cercato di mettere in evidenza quali potevano essere stati a un certo punto le cose, che i fattori di rischio che potevano aver portato a questo sanguinamento. Abbiamo eseguito immediatamente al ricovero in rianimazione un angiotac in cui però non si osservava a segni sospetti di spandamenti emorragici. Veniva segnalato un minimo versamento pleurico che è stato e dei modesti fenomeni disgrantivi che sono stati in qualche modo risolti con dei cicli di CPAP ben tollerati dalla paziente durante il ricovero. L'altro punto che ci eravamo posti era quello di indagare eventualmente un discorso legato alla coagulazione. Abbiamo condotto un studio con i fattori della coagulazione e un riscontro di una minima carenza del fattore tredicesimo, che però a giudizio dell'ematologo che ha seguito il caso, il valore del fattore tredicesimo risultava compatibile con il quadro dell'epoca gestazionale, quindi non era stato pertanto ritenuto un fattore di rischio di sanguinamento. Il decorso così lungo della paziente è stato più che altro legato al supporto psicologico che le abbiamo fornito, in quanto il trasferimento della paziente in un reparto di ostetricia avrebbe potuto compromettere in qualche modo e destabilizzare la coppia, visto che si trattava di stare in un reparto con persone che avevano delle gravidanze normali e che avevano avuto dei figli nati vivi. Pertanto l'abbiamo tenuta per un periodo così lungo, non per delle complicanze legate al caso, ma più che altro per supportarla psicologicamente e trasferirla poi nel momento di aver avuto libero un letto nel reparto di ginecologia non ostetrica. Quindi in data 28 gennaio la signora viene trasferita in un reparto di ginecologia. E il decorso comunque dal punto di vista ginecologico e chirurgico postoperatorio è stato regolare, non ha avuto più sanguinamenti dopo l'intervento, i drenaggi spia non hanno rilevato un sanguinamento anomalo, è stata bloccata ovviamente la montata lattea e è stata eseguita la visita ematologica, come ha detto la dottoressa Corno, che non ha rilevato fattori della coagulazione anomali ed è stata dimessa in data 29 gennaio con un'emoglobina alla dimissione di 10.3 grammi. L'ecografia transvaginale era normale alla dimissione e il referto dell'esame autopsico fetale
a questo esito. La morte del neonato è stata una morte anossica acuta intrauterina, un feto non sviluppato, da imputare probabilmente al lipoafflusso dovuto allo shock ipovolemico materno causato dall'emoperitoneo. Ringraziamo per l'ascolto la dottoressa Monteglio. Grazie. Un saluto a tutti e grazie per la vostra attenzione. Bene. Anche questo è un caso, direi, paradigmatico, purtroppo con degli esiti avversi sul versante neonatologico. Ci sono delle domande dall'audience anche in questo caso. In particolare, la dottoressa Ganda chiede, dal punto di vista ecografico, se non ci fosse, vista data l'esecuzione di due ecografie, come riportato nella presentazione, durante appunto la fase di inquadramento della paziente ad ecografie ostetriche, se non fosse emersa il sospetto di emoperitoneo, prima di appunto di procedere alla parotomia. No, l'ecografia in pronto soccorso è stata fatta solo una volta, forse si è confusa, c'era un'ecografia a 34 settimane che era normale, riportata nei dati anamnestici. L'ecografia del pronto soccorso non aveva evidenziato emoperitoneo, anzi il ginecologo del pronto soccorso che ce l'ha inviata in sala cesare l'ha accompagnata sospettando un distacco di placenta. Questo era il sospetto diagnostico. Grazie. Invece, se mi è permesso, ho io una domanda da rivolgere. Da un punto di vista, con tutti i limiti che sappiamo può avere in queste circostanze, se ho ben capito, c'erano due focolai di sanguinamento, uno a livello del legamento largo e l'altro a livello dell'ilo splenico, facendo perdere magari la milza, che è un territorio abbastanza delicato anche da un punto di vista bioptico. La possibilità di eseguire una biopsia anche di tessuti circostanze peritoneali per escludere un focolaio endometriosico o qualsiasi altra cosa che potesse in qualche maniera poi dare anche una guida da un punto di vista diagnostico, il perché di questo sanguinamento? È un suggerimento valido, Non ma non l'ha c'erano chiesta. aree, sospette per endometriosi. Il vaso che perdeva di più era quello Utero utero-ovarico. ovarico. Sì. Come E del le resto anche le altre aree altre letterature. sembravano aree, sì, poteva essere fatto sull'area del peritoneo, quello sì, quella del peritoneo splenico poteva essere fatto a posteriori. Ci abbiamo pensato e riflettuto che era sicuramente utile fare una biopsia, che non abbiamo fatto. Vabbè, chiaramente in queste situazioni non è sempre, poi appunto ha anche del il valore magari anche relativo, se una biopsia random ovviamente lascia il tempo che trova, se non c'è una lesione specifica da No. un'area da biopsiare. Bene, io penso che sia stato molto stimolante anche questa presentazione, anche di questo caso, e come sempre emerge anche in questo caso che l'evoluzione del quadro clinico è, ahimè, aspecifico e purtroppo subdolo per quanto riguarda l'eziopatogenesi. In questo caso, il trigger, cioè nel senso la prima avvisaglia, è stata legata a una alterazione del benessere fetale che poi purtroppo si è dimostrata essere irreversibile. Infatti, appunto, a fronte della ancora elevata mortalità perinatale, che è stato già presentato come dato. Direi quindi di andare oltre, visto che vediamo se c'è qualche altra domanda che nel frattempo è arrivata. Retroperitoneale, non so che cosa significhi. Grazie, ok, perfetto. A posto, possiamo procedere con la sessione. A questo punto do la parola a Serena, ringrazio la dottoressa Monzeglio, do la parola a Serena Grazie Donati. Grazie, e, che appunto ci parlerà di come mettere a sistema l'esperienza degli studi sui neonermi ostetrici tra Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con le regioni. Grazie Serena, a te la parola. a voi. Eccomi, grazie a tutti. Vediamo se si vede. Sì.
Allora, buon pomeriggio di nuovo. Prima di fare questa rapida cosa, visto che Alice li ha trovati, i dati ve li volevo dare perché ha faticato per trovarli in tempo reale. Dei 4 casi di interessamento della splenica si è avuto un decesso materno e un ricovero in terapia intensiva materno, e 2 nati morti e un nato vivo con APGAR 10 di 3470 grammi e un dato missing. Questo era per rispondere al collega che aveva fatto la domanda. Quindi un 25% di mortalità materna su 4 casi, giusto? I casi sono un po' troppo pochi per dare certo. Una percentuale, però insomma... E suppongo che la gestione sia poi stata quella della splenectomia in questo caso, mi immagino. Questo adesso non te lo so. Ragionevolmente, chiaro. Ragionevolmente, sì. Grazie dell'aggiornamento, grazie mille. Grazie anche per l'efficienza e per la padronanza del database, veramente, grazie. Sì, è stata molto brava e rapida, come sempre. Allora, adesso apriamo questa seconda parte, siamo leggermente in ritardo, io cercherò di fare rapida, che voleva appunto ragionare insieme su se sia possibile, come sia possibile mettere a sistema questa esperienza degli studi sui nervi ostetici che conduciamo in istituto. Allora, sappiamo che i nervi ostetici, l'ha già detto Alice, l'hanno detto vari relatori ieri e oggi, sono appunto l'indicatore migliore per comprendere come differenziare la sopravvivenza dalla morte in questo continuum in cui le morti materne sono molto rare. I nervi sono sufficientemente numerosi per permetterci di raccogliere dati in tempi rapidi e avere quelle informazioni che ci servono per identificare le criticità. Come avete visto anche dalla presentazione di Alice, noi possiamo studiare i nervi retrospettivamente dai flussi correnti. È chiaro che i flussi hanno il grandissimo vantaggio di essere lì disponibili, andiamo indietro molti anni se sono di qualità buona, però di fatto dobbiamo considerare se veramente tutte le condizioni di morbosità materna sono identificabili attraverso i flussi. Oggi Alice vi ha fatto vedere, per esempio, che l'emoperitoneo spontaneo da flussi non siamo in grado di seguirlo. Quindi abbiamo l'altro approccio, che è quello prospettivo, quello dei nostri progetti all'interno del network internazionale di INOS, che sono appunto studi population-based, difficili, dispendiosi, faticosi, eccetera, che però, oltre a darci diciamo, un riferimento certo sull'incidenza delle varie condizioni che studiamo, ci permettono anche di andare nel dettaglio dei percorsi assistenziali e comprendere quali sono le criticità su cui dobbiamo ancora lavorare per migliorare. Esiste un problema di definizioni enorme. Allora, abbiamo una buona definizione accettata universalmente di NIRMIS, e ve l'ha già presentata sia Alice che Irene, ma non abbiamo definizioni univoche che si possano utilizzare ovunque per le singole condizioni cliniche di interesse. Pensate che un gruppo di editors delle principali riviste diciamo, di settore circa 3 anni fa ha lanciato questa CRAM Initiative proprio per dire quanto sia importante avere una serie di definizioni degli esiti più importanti relativi alla salute della donna e del neonato, perché altrimenti non è possibile chiaramente nemmeno pubblicare dati di qualità. Pensate a quanto sia difficile con studi con definizioni diverse poi poter fare anche una revisione sistematica di letteratura. E quindi gli editori si sono proprio impegnati per lanciare questa iniziativa e cercare di promuovere definizioni che possono essere poi adottate in maniera univoca da chiunque approcci questo genere di studi. Esistono proposte in questo senso? Una montagna. Io adesso vi faccio solo qualche esempio. I CDC americani hanno fatto una lista di 21 indicatori di condizioni di grave morbosità materna da flussi correnti, diciamo da SDOP, quello che ci riguarda, comunque codice C9 e CD10. Europedistat, vi ricorderete, nel rapporto del 2010 aveva tentato di raccogliere dati sulla grave morbosità materna, ma pochissimi paesi avevano fornito dei dati e la qualità di questi dati era anche abbastanza scadente. Quindi di fatto abbiamo un grossissimo problema nel monitoraggio di questi dati e l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è concentrata nel proporre una serie di definizioni che riguardano invece i dati raccolti attraverso studi prospettici. La stessa cosa ha fatto il lavoro che ieri ha presentato, mi sembra, il professor Lovotti, Defining Definitions, che è quello su cui poi abbiamo preso anche noi alcune definizioni dei nostri studi, che appunto ha fatto una tecnica Delphi di consenso per arrivare a definizioni che poi dovrebbero essere adottate dal maggior numero di ricercatori per fare studi che permettano di avere dati confrontabili tra loro.
Allora, è possibile sorvegliare la grave morbosità materna attraverso i soli flussi correnti? L'abbiamo già visto, per l'emoperitoneo non è possibile, per molte altre condizioni non è possibile. Questo è stato il quesito che si è posto un gruppo di ricerca in cui eravamo inclusi anche noi, perché è sempre stato coordinato, in questo caso, dalle colleghe di Europeris, ma sono entrati molti dei paesi che lavorano dentro il network dell'INOS, e si è fatta una stima da flussi, 8 paesi europei, vedete oltre 2 milioni, quasi 3 milioni di parti, quindi un bel campione, e poi si sono confrontati questi tassi stimati dai flussi con i tassi che invece all'interno di questi paesi erano stati prodotti da progetti prospettici population based, che rappresentano il gold standard chiaramente. Allora, le condizioni erano queste. Allora, vedete, l'eclampsia e la sepsi sono in rosso perché entrambe sono state bocciate, cioè si è detto non si può sorvegliare queste condizioni attraverso i soli flussi sanitari correnti. Perché l'eclampsia l'abbiamo visto ieri, c'è una sovrastima dettata dal fatto che non si utilizza, peraltro, un codice univoco, unico, secco, che sarebbe facile da memorizzare, ma dobbiamo fare questo sforzo, non lo dobbiamo fare solo noi, anche gli altri paesi avevano lo stesso problema della sovrastima. La sepsi invece presenta il problema di essere un quadro, un continuum da un'infezione lieve a sepsi, shock settico, molto ampio, che è molto difficile definire attraverso codici ICD. Al contrario, l'isterectomia, specie se associata a diagnosi di emorragia ostetrica, in modo da escludere le isterectomie da causa, diciamo, ginecologica, non ostetrica, e la trasfusione di emazie concentrate associata alla diagnosi di emorragia ostetrica, sono invece state, diciamo, promosse come condizioni suscettibili di un monitoraggio. È chiaro che i codici ICD delle procedure sono sempre più affidabili di quelli della diagnosi, e su questo c'è un'ampia, interessantissima letteratura, io vi ho riportato un po' di riferimenti per chi volesse approfondire. Allora, quindi gli studi prospettici servono da un lato ad avere questo riferimento che utilizziamo come gold standard per definire le condizioni cliniche monitorabili attraverso i codici ICD, e dall'altro, lo ribadisco, sono l'unico modo per permettere poi di entrare veramente nello specifico della qualità assistenziale e capire che cosa bisogna fare, perché è così importante, perché noi siamo un po' ossessivi su questo, probabilmente questo ciclo dell'audit qualcuno di voi l'ha già visto, riguarda non solo le morti materne e perinatali ma anche i NIRMIS, i dati vengono raccolti per essere poi, diciamo, i casi analizzati attraverso audit multidisciplinari e favorire quindi anche l'abitudine al confronto tra pari. Questi audit permettono di identificare le buone pratiche ma anche le criticità che possono essere cliniche o organizzative da cui deve scaturire l'azione. Allora, pensiamo all'emorragia ostetrica che, come sapete, è la prima causa di mortalità materna nel nostro paese, che quando abbiamo iniziato a raccogliere i dati era molto molto alta, troppo alta rispetto a paesi con sistemi sociosanitari analoghi al nostro, e ci ha spinto quindi a fare interventi. Abbiamo fatto il progetto sugli NIRMIS emorragici che ha preceduto questo, abbiamo fatto la linea guida sull'emorragia del postpartum, prima linea guida nazionale di Evidence Based, abbiamo fatto, mi sembra, 3 corsi di formazione fatta a distanza sull'emorragia ostetrica. Tutto questo è servito, per saperlo si deve passare per la cruna stretta del lago della verifica degli esiti, che chiaramente, se ci permette di verificare che abbiamo prodotto un beneficio di salute, ci permette anche eventualmente di perfezionare gli obiettivi e riprendere questo ciclo continuo dell'audit. Allora, la verifica l'abbiamo fatta e siamo anche molto contenti di poter dire che tutto questo sforzo, che è durato 10 anni di attività e che non ha visto solo le azioni promosse da ITOS, ma anche quelle promosse da tantissimi altri nel paese, società scientifiche, regioni, singoli punti nascita, singoli professionisti, associazionismo, eccetera, hanno visto una riduzione significativa del rapporto di mortalità specifico da emorragia. Nel 2007-2010, in queste 5 regioni, che sono le uniche per le quali abbiamo dall'inizio alla fine tutti i dati da flussi che ci permettono di fare la stima, morivano 2,42 donne di emorragia ostetrica ogni 100.000 nativi. Negli anni 2011-2014, che sono quelli in cui abbiamo fatto il massimo sforzo di implementazione, il tasso specifico è sceso a 2 per 100.000 nativi, quindi una riduzione piccina, decisamente non significativa. Nel 2015-2018, quando riteniamo appropriato pensare che tutti gli investimenti fatti abbiano avuto il tempo di produrre i loro risultati, vedete che c'è una riduzione significativa dell'MMA specifico, che è sceso da oltre 2 morti materne per 100.000 nativi a sotto una, 0,84. Quindi
Questo ci conforta sul fatto che tutta questa attività, che è molto impegnativa, in primis per voi che raccogliete i dati e poi per noi che cerchiamo di restituirveli, è veramente qualcosa che produce, ha un impatto sulla qualità dell'assistenza e sugli esiti materni e neonatali. Quindi questo piccolo spazio del webinar è dedicato a far parlare due colleghi della Regione Lombardia e della Regione Emilia Romagna, che sono le due regioni nelle quali a nostra conoscenza si è iniziato a mettere a sistema questa esperienza attraverso percorsi diversi l'uno dall'altro, entrambi molto interessanti a mio avviso, che io mi auguro veramente che siano un seme, un altro di quei semi che ci piace mettere lì perché possa crescere. Quindi mi auguro che ascoltare l'esperienza di questi colleghi possa aiutare gli altri colleghi nelle altre regioni a collaborare meglio con la rete del governo clinico regionale, la rete dei risk manager, per arrivare appunto a mettere in piedi un sistema di sorveglianza anche a livello regionale, perché avete visto come i dati hanno una grande variabilità tra regioni, quindi occorre qualche cosa, al di là di quello che noi cerchiamo di fare centralmente, che possa rispondere alla variabilità, alla diversità e alle esigenze delle singole regioni. Quindi ogni regione deve in qualche modo promuovere questo genere di attività. Ok, io ho finito. Faccio un applauso a nome di tutti, credo, per il bellissimo e insostituibile lavoro che state facendo e continuate a fare, di cui tutti noi, me compreso, traiamo un enorme vantaggio sia da un punto di vista clinico, ma soprattutto da un punto di vista culturale, che è questo che in conseguenza poi porta all'implementazione dei nostri percorsi. Grazie, grazie veramente tanto, perché ormai è diventata una realtà della quale non si può più fare a meno. Ti ringrazio molto, Serena. Dunque, adesso, appunto, come è già stato anticipato, la parola passa ai referenti di due regioni, Emilia-Romagna e Lombardia. Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, uno dei due relatori, il dottor Giuseppe Battagliarin, caro maestro e amico, al quale devo molto, purtroppo per motivi, ahimè, personali, familiari, anche gravi, non può essere presente, quindi passo la parola al dottor Ottavio Nicastro, che appunto ci illustrerà quella che è l'esperienza della regione in cui ho il piacere di lavorare da ormai circa 4 anni. Grazie e a te la parola, Ottavio. Buon pomeriggio, anzi buona serata. E ci andiamo un po' alla fine di questo interessante seminario. E un ringraziamento naturalmente agli organizzatori, a partire da Serena Donati, per l'opportunità di parlare di questo percorso che tuttora è in itinere presso la Regione Emilia-Romagna. Cerco di condividere la presentazione sullo schermo. Ecco, la sollecitazione di Serena Donati e il titolo di questa parte della sessione parla appunto di mettere a sistema l'esperienza degli studi sui NIRMIS ostetrici. Ecco, una prima riflessione su questo titolo già, perché mettere a sistema l'esperienza, a mio modo di vedere, significa avere una visione di sistema, creare un sistema, ed avere una visione di sistema come quella che l'Istituto Superiore di Sanità ha avuto e ha tuttora, significa tenere conto di tutte le parti del sistema e di tutti i soggetti e gli interlocutori che possono contribuire alla costruzione positiva di questo sistema. In questo senso è stato assolutamente apprezzabile il coinvolgimento della rete del rischio clinico e dei risk manager regionali nei vari progetti che l'Istituto Superiore di Sanità porta avanti ormai da tempo, da diversi anni. E questo coinvolgimento si è tradotto anche in un consolidamento della collaborazione all'interno della Regione Emilia-Romagna dall'inizio del percorso con la parte della formazione a cui hanno preso appunto parte i referenti della gestione del rischio clinico delle aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna.
E non colgo l'occasione appunto per sottolineare il fatto che i punti di contatto tra professionisti che si occupano delle problematiche legate al percorso nascita e quelli della sicurezza delle cure sono molteplici, a partire proprio da altri ambiti di attività e di flussi, ad esempio di segnalazioni come quelle della morte materna, insomma, dove abbiamo la contemporanea presenza, lo ricordo, dello specifico e fondamentale flusso informativo ITOS, appunto definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017, affiancato per alcuni aspetti rilevanti anche dalla segnalazione come evento sentinella. E poi i nostri riferimenti anche fondamentale a cui già faceva che citava prima anche Serena Donati, ad esempio il documento sull'emorragia sul postpartum, che si associano ad altri documenti di riferimento su cui sarebbe comunque auspicabile, questo lo dico, un percorso di armonizzazione tra i vari soggetti produttori di tali orientamenti. Andiamo al nostro sistema. Il progetto parte nel 2017, intanto si costruisce viene istituito in base alla legge 24 del 2017 viene istituito nelle varie regioni il centro regionale per la sicurezza delle cure. Ciascuna regione lo articola in maniera diversa, in maniera composita. L'obiettivo è di tenere insieme i vari pezzi del sistema, i vari interlocutori, tutti i soggetti che hanno un interesse alla sicurezza delle cure, in questo caso anche nella regione Emilia-Romagna, e costruiamo il nostro sistema col rapporto con il nostro servizio di assistenza territoriale e la commissione del percorso nascita, con cui si è instaurata immediatamente una forte collaborazione, per la quale ringrazio il dottor Battagliarin. Il centro regionale produce un documento strategico per la sicurezza delle cure, la programmazione delle attività regionali, e un punto focale di questa attività è proprio quella legata alla sicurezza del percorso nascita. Viene messa in evidenza la necessità e l'importanza proprio della garanzia dei flussi informativi per la conoscenza dei fenomeni, e quindi un impegno a sostenere il sistema di sorveglianza ITOS sia per quanto riguarda la mortalità materna sia per quanto riguarda la rilevazione dei near miss ostetrici, quindi un punto fermo in un importante documento di programmazione regionale. Dall'altro lato, via via che si puntualizzano le nostre attività in documenti strategici che poi gettano le azioni per il futuro, si garantisce come sistema sicurezza, come centro regionale rischio clinico, si garantisce il sostegno al progetto sui near miss, come attraverso il monitoraggio delle segnalazioni sul portale ITOS e l'utilizzo della banca dati SDO. E non torno, appunto perché il tempo a disposizione è limitato, sul discorso della qualità appunto dei flussi informativi e sul ruolo dei dati dei flussi informativi e sul ruolo che l'utilizzo di questi flussi informativi può avere in progetti di questo tipo. Dico solamente che la nostra esperienza in questo senso di un utilizzo affiancato tra le segnalazioni sul portale ITOS e il nostro monitoraggio attraverso la banca dati SDO ha avuto comunque un effetto positivo su vari fronti, intanto perché comunque ha permesso di intercettare dei casi che non erano stati registrati autonomamente con la segnalazione spontanea nella database dell'Istituto Superiore di Sanità. Naturalmente abbiamo individuato una casistica che poi attraverso il confronto e il coinvolgimento con dei professionisti ha dimostrato che, ad esempio, vi erano stati degli errori di codifica o vi erano dei casi che non rientravano nei criteri stabiliti dallo studio.
e dal progetto. Però, come si vede, soprattutto per casistica, per delle condizioni cliniche che, come si è detto, sono rari, comunque intercettare un certo numero di casi attraverso questa verifica è stato un contributo, a nostro modo di vedere, importante. Questo tipo di attività è stata ritenuta così rilevante che abbiamo inserito la partecipazione a questo progetto da parte delle aziende negli obiettivi, sempre in un'ottica di sistema, negli obiettivi dei direttori generali, quindi nella della deliberazione di programmazione e finanziamento delle aziende. E l'elemento qualificante, a mio modo di vedere, lo stimolo, l'input che è stato dato è quello non solo della segnalazione degli accadimenti legati e quindi al progetto, ma una spinta e uno stimolo a quello che Serena Donati prima ci presentava come quello che ci permette di vedere anche l'efficacia dei nostri interventi, quella la promozione degli audit per l'individuazione, l'analisi degli accadimenti e l'individuazione di eventuali azioni di miglioramento. Quindi lo stimolo all'effettuazione degli audit veniva, si traduceva nei significant event audit ostetrici, e le aziende dovevano dare un ritorno al centro regionale rischio clinico attraverso la produzione di feedback report, ma anche molto schematici, però la cui il cui obiettivo era soprattutto quello di avere un'evidenza del lavoro svolto e soprattutto delle azioni messe in campo nelle singole realtà. Come vedete, non sempre c'è stato un ritorno di tutti i casi, però siamo molto soddisfatti perché su 84 casi segnalati abbiamo avuto un ritorno di ben 69 report che sono stati appunto inviati. E la cosa che ci dà maggiore soddisfazione in questo senso è quella che in questi report ben 46 sono state le azioni di miglioramento individuate. In questa slide riassuntiva in cui sono dettagliate solo alcune delle azioni che sono state specificate, potete comunque vedere che le azioni di miglioramento hanno riguardato revisione di procedure, eventi formativi, comunicazioni e cambiamenti di tipo organizzativo. Quindi questo lavoro è stato un lavoro assolutamente positivo che ha visto proprio il coinvolgimento dei professionisti insieme ai risk manager nell'analisi dei casi e nella individuazione di queste azioni per il miglioramento. Quindi la considerazione sul percorso effettuato, come dicevo, si può considerare assolutamente positiva per il coinvolgimento soprattutto della componente professionale e specialistica, ma anche per il coinvolgimento dei risk manager e per il lavoro comune, per le azioni di miglioramento che sono state effettuate e anche per un continuo ritorno e restituzione in occasione delle varie riunioni per sollecitare il prosieguo di questo tipo di iniziativa. Come sappiamo, il progetto, la seconda fase di questo progetto in ERMIS si è conclusa tra ottobre e marzo del 2020, ma la domanda che ci si è posta è quella appunto: vogliamo concludere qui questa esperienza o è necessario, opportuno proseguire? E le prime risposte sono state nella direzione di proseguimento di questo tipo di attività. È stata fatta una prima restituzione proprio e una prima discussione nella commissione nascita regionale. L'orientamento quindi è quello di un prosieguo dell'attività, ma naturalmente questo proseguimento deve essere legato a una riflessione complessiva, cioè anche legata alla definizione dei casi di segnalare, alla modalità, all'individuazione dei referenti del progetto. Ma la strada che vogliamo intraprendere sembra abbastanza tracciata, anche perché
sempre per ritornare al documento strategico per la sicurezza delle cure del centro regionale o comunque della regione Emilia-Romagna, nella parte proprio sull'innovazione informatica e informativa e le tecnologie, è previsto un portale unico regionale sulle segnalazioni, quindi un portale trasversale, in quanto la sicurezza è un elemento appunto trasversale a tutti gli ambiti clinici e clinico-organizzativi, in cui uno dei punti, una parte riguarda proprio gli accadimenti relativi al percorso nascita, morte materna, riermissi ostetici e tutti gli accadimenti legati alla natimortalità, e che insomma si progetta di mettere a sistema come segnalazioni spontanee insieme agli altri accadimenti negativi nell'ottica appunto dello studio e poi dell'effettuazione dell'analisi di questi accadimenti appunto per il miglioramento continuo. Questo è quanto effettuato dalla Regione Emilia-Romagna e quanto si prospetta nel prossimo futuro. Un ringraziamento naturalmente a tutti i professionisti delle aziende sanitarie che hanno partecipato al progetto e poi in particolare anche per il livello regionale, la dottoressa Del Magno, la dottoressa Fabbri, il dottor Sciolino, la dottoressa Lanciotti, che hanno, senza il cui contributo, diciamo, anche questo monitoraggio, questo supporto al progetto non avrebbe potuto essere garantito. Un ringraziamento naturalmente all'Istituto Superiore di Sanità, con il quale si confida di proseguire su questa strada con insomma una collaborazione reciproca. Grazie. Grazie, grazie a te Ottavio per la chiara, concisa ed efficace presentazione del lavoro che è stato fatto finora e che anche attualmente, nonostante tutte le difficoltà anche legate insomma non ultimo a questa nostra emergenza che abbiamo avuto il Covid, e chiaramente anche all'attenzione a quello che è un aspetto legato proprio agli operatori, quindi un'accessibilità, un'interfaccia che sia fruibile da parte di tutti, che in qualche maniera allevi da una parte la difficoltà dell'inserimento dati e dall'altra parte chiaramente costituisca, rappresenti un incentivo alla compilazione puntuale e precisa. Questo è un aspetto che è sottolineato molto, molto importante. Dunque, siamo pressoché in tempi perfetti. Ringrazio tutti, diciamo, gli oratori che hanno rispettato la tempistica assegnata. Passiamo all'ultima relazione, che quindi cambiamo, facciamo un salto di regione, dalla regione in cui attualmente lavoro a quella in cui ho lavorato per tanti anni, appunto la regione Lombardia, e ci parlerà il dottor Enrico Burato per quanto riguarda l'esperienza lombarda in questo ambito. Do la parola a Enrico. Bene, buonasera, grazie Federico. Ringrazio ovviamente Serena Donati, ringrazio Irene Cettin per questa bellissima occasione. Cerco ora, vediamo, di condividere con voi, non so se si stanno vedendo, di condividere con voi le slide. Le vedete? Sì, le vediamo. Vediamo. E parto quindi da questa logica sostanzialmente, che è quella che ha poco fa citato Ottavio. Sostanzialmente la gestione del rischio, la gestione del risk management al servizio, in questo caso dell'ostetricia o comunque del mondo dei punti nascita, che in Regione Lombardia ha visto un grande impegno soprattutto negli ultimi anni. In realtà in ogni piano regionale di risk management è citata l'ostetricia, è citato l'area materno-infantile, perché comunque ha un impatto ovviamente notevole rispetto alla gestione del rischio su vari fronti, non solo sull'aspetto economico ma anche su aspetti di natura più squisitamente assistenziale clinica. Vorrei parlarvi in particolare, al di là di tutte le iniziative messe in atto appunto da Regione Lombardia sulla gestione del rischio ostetrico, quella sui trigger, perché è dal 2016 che Regione Lombardia ha sviluppato, utilizzando il sistema del CEDAP, quindi del certificato di assistenza al parto, uno strumento, un'occasione per poter segnalare tutta una serie di eventi che poi necessitano di essere ulteriormente analizzati per definire quali di questi sono IRMIS e quali di questi invece sono degli eventi non prevenibili
oppure ulteriormente quali di questi eventi devono essere trattati con estrema urgenza e definirsi addirittura critici. In un certo senso il flusso del CEDAP arricchito di questi trigger ha avuto l'obiettivo dal 2016 appunto di strutturare un processo di identificazione, ma soprattutto di analisi periodica di questi dati, di sviluppare degli audit clinici multidisciplinari all'interno delle singole organizzazioni. Le tipologie di eventi che sono state introdotte nel CEDAP sono 26, 16 sui trigger materni e 7 sui trigger fetali. In realtà ne sono state aggiunte altri 3 di natura organizzativa nell'ambito del CEDAP, che sono il tempo superiore ai 30 minuti per la taglio cesareo emergenza, il parto a casa non pianificato, la detenzione di Garza, che si sono diciamo aggiunti e che quindi sono un elemento ulteriore di analisi sistematica e di ulteriore valutazione. Vi sono anche dei trigger di natura organizzativa che invece vengono segnalati attraverso gli eventi sentinella piuttosto che l'incident reporting e altri flussi informativi, che sono però analizzati non direttamente dai clinici ma attraverso il sistema di risk management, che quindi deve necessariamente essere integrato nella modalità di analisi e di sviluppo anche con la parte clinica. Oggi non è pensabile che l'attività clinica non abbia degli strumenti e una metodologia di misura che sostanzialmente porta ai sistemi miglioramenti. E questo è un po' la sfida che ci siamo in qualche modo riproposti tra risk manager e clinici, e che è andata molto bene grazie soprattutto anche alla sensibilità dei clinici e di alcune persone che poi in coda ringrazierò in una slide, che hanno permesso in questi anni in realtà di leggere anche, unire diciamo linguaggi differenti e cercare di trovare delle soluzioni coordinate che portino appunto a sistema il miglioramento. I trigger segnalati dal 2016 ad oggi sono stati questi. Rispetto ai 2658 del 2016 siamo passati a quasi 4000 trigger nel 2019. C'è stato un sensibile aumento dal 3,3% rispetto ai CEDAP al 5,5%, nonostante vi sia stato un costante calo del numero di CEDAP dovuto ovviamente al calo delle nascite. Questo dimostra sostanzialmente che questa segnalazione volontaria sta via via negli anni aumentando e sta cominciando a prendere piede, proprio perché il risultato finale deve essere soprattutto di utilità al clinico e a chi lavora nell'ambito dell'assistenza, e quindi una volta scoperto l'utilità di questo sistema l'adesione dovrebbe e si sta dimostrando essere più compliante. Per quanto riguarda la tipologia dei trigger che sono stati segnalati dal 2016 al 31/12/2019, l'emorragia postpartum è ancora al primo posto, ma è in diminuzione, mentre sta aumentando l'evento segnalato del nato senza malformazione ricoverato poi in terapia intensiva neonatale. Seguono le lacerazioni di terzo e quarto grado e seguono sostanzialmente poi gli eventi del peso del neonato inferiore inaspettato al termine di epoca gestazionale senza ritardo di crescita, e come in realtà diminuiscono i casi di EPH del cordone ombelicale inferiore a 7 per quanto riguarda il sangue arterioso e 7,1 per il sangue venoso, aumentano leggermente le anomalie del feto non diagnosticate. Questi sono diciamo i principali trigger. Seguono poi altri trigger segnalati dove il ritorno in sala operatoria aumenta come numerosità, mentre gli altri sostanzialmente la distocia di spalla piuttosto che ricoveri in tini, nati morti superiori ai 500 grammi e il parto domicilio non pianificato a ventosa sostanzialmente si mantengono costanti. Sono dati che in realtà non è che abbiano un significato tra virgolette epidemiologico particolare, ma ci danno in realtà il trend e la dimensione di quali sono quegli eventi che devono essere poi analizzati con cura e definiti, e se non altro ci permettono anche di capire se gli interventi che stiamo adottando in termini di formazione, di audit, di revisione tra pari, di comportamenti clinici sono corretti e sono e devono essere indirizzati a questi argomenti piuttosto che ad altri. Gli ultimi diciamo trigger segnalati sono questi, quindi isterectomie e le complicanze da epidurale che stanno diminuendo piuttosto che il trauma alla nascita che invece è in aumento, e via via poi l'eclampsia, rotture d'utero e parto non assistito.
Quelli successivi che hanno un minore impatto sono la morte intraparto, un tempo maggiore di 30 minuti per i tagli cesarei e la ritenzione di Garza, che ha avuto un aumento come casistica, vediamo che però sono dei numeri comunque molto bassi, sono 11 casi, però ovviamente devono porre in essere in questo caso delle azioni di analisi molto più mirate, perché di fatto sono considerabili come eventi sentinella, e poi il tromboembolismo e la morte materna, che per fortuna è stata in un solo caso nel 2019. Tutto questo per dire che cosa? Che la riduzione di questi trigger rispetto al 2018 la possiamo giustificare per il fatto che sono stati messi in atto anche dei corsi di formazione regionale sulle emergenze ostetriche, la formazione a distanza con l'Istituto Superiore di Sanità, ma anche molti interventi sulla formazione dei NIRMIS e la diffusione di una cultura dell'audit interno. Sono questi alcuni, tra cui l'emorragia postparto, l'eclampsia, la ventosa forcipe adoperati senza successo, la distocia di spalla, il tromboembolismo e il taglio cesareo in emergenza, più che altro, più che altro legato all'emergenza, alla morte materna. Ecco, sono questi gli eventi che possono aver avuto un impatto rispetto a questo tipo di azioni messe in atto, cioè dall'analisi si è poi posto una serie di azioni che hanno permesso in qualche modo una riduzione di quello che poteva essere l'impatto iniziale nel tempo. Anche il progetto comunque pilota Spito sulla mortalità perinatale ha in qualche modo sensibilizzato gli operatori, in particolare contribuendo appunto alla riduzione dell'evento sui nati morti di un superiore a 500 grammi e alle morti intraparto. Sono tutte iniziative che in realtà hanno poi degli effetti anche rispetto ai numeri che andiamo a rilevare. L'incremento poi di alcuni trigger può essere comunque letto ovviamente con maggiore attenzione del personale, da parte del personale alla corretta diagnosi della segnalazione, come ad esempio l'aumento delle lacerazioni di terzo grado, che può essere legato ad una migliore segnalazione, identificazione rispetto al passato, così come il ritorno in sala operatoria e la ritenzione di Garza allo strumento. Possono nascondere poi in realtà questi, qui va fatta l'analisi dei singoli casi ogni volta che vengono rilevati dall'azienda, anche però a situazioni organizzative che devono essere via via poi analizzate nel contesto ovviamente di origine. Il focus quindi rispetto invece alla tipologia di struttura ci fa vedere che ad esempio sulle strutture che hanno dai 1000 ai 1500 parti sino ai 2000, quindi dai 1000 ai 2000 parti, il maggiore tasso di trigger rispetto ai CEDAP, quindi dal 5,9 al 6,9%. Ed è curioso invece il dato che nei centri con più di 2000 parti vi sia solo il 4,9%. In realtà abbiamo poi visto che vi è in alcune strutture consolidate a volte una scarsa sensibilità alla segnalazione, diventa quasi paradossale, in strutture più piccole si cerca sostanzialmente di segnalare di più, c'è anche un ambiente probabilmente anche più familiare, più con dei team probabilmente anche più complianti di questi sistemi di segnalazione, mentre in alcune strutture che sono molto grandi ci si aspetta di avere uno stesso dato parallelo, diciamo, alle strutture più piccole, e invece in realtà abbiamo notato che non tutti segnalano. Allora che cosa succede? In questo caso la Regione Lombardia, analizzando questi dati, invierà, perché lo farà la settimana prossima, quindi invieremo non solo il rapporto del 2019 che vi stiamo anticipando in questo momento, ma anche la segnalazione a quelle strutture che segnalano poco, le motivazioni del perché questa segnalazione ha un numero così basso e laddove sono state intraprese delle azioni, la rendicontazione di quali sono state le azioni a fronte degli eventi rilevati. Questo perché, e cerco di andare a concludere, si deve creare un sistema che deve essere il più possibile integrato tra quello che è la misura e quello che è l'azione che poi segue appunto all'analisi che deve essere fatta all'interno di ogni singola struttura. È importante quindi continuare su questa strada per quanto ci riguarda, perché è aumentata l'attenzione da parte degli operatori alla cultura dei trigger e l'averlo misurato ci ha permesso anche di capire se effettivamente alcune azioni messe in campo, tra cui le azioni formative, hanno avuto effettivamente un impatto o perlomeno stanno avendo un impatto positivo. Al contrario, i punti di debolezza sono che vi è ancora la necessità di formare centri e operatori sull'importanza della segnalazione
e introdurre anche una cultura del rischio che ovviamente non è, deve essere colpevolizzante, ma deve essere tesa proprio alla misura, un concetto laico di misura non condizionato, ma che porti ovviamente già subito dalla rilevazione dell'analisi un feedback all'unità operativa utilizzabile attraverso poi comportamenti corretti. E qui è importante proseguire in questa direzione che sostanzialmente è quella di identificare un processo proprio formale, un processo accettato con una committenza forte da parte delle singole aziende. Regione Lombardia ovviamente ha dato questa committenza imponendola anche negli obiettivi delle singole aziende sanitarie, ma deve essere soprattutto culturale la spinta. Quindi devono crederci soprattutto i clinici, oltre che ai risk manager, che devono essere facilitatori e quindi accompagnare a sistemi di misura anche una logica culturale di accettazione dell'errore, ma soprattutto di miglioramento a fronte di criticità che vengono analizzate. L'audit clinico è uno degli strumenti che abbiamo messo in campo più di tutti, formando anche dei metodologi rispetto a questo. I risk manager sono formati tutti gli anni sugli strumenti che devono essere utilizzati proprio da Regione Lombardia, e quindi l'invito poi è di dire a tutti i clinici di utilizzare anche le funzioni di risk management e attraverso loro gli strumenti necessari per creare un sistema diffuso di segnalazione e di analisi. Tutto questo si è reso necessario ovviamente attraverso la collaborazione e il lavoro sinergico di squadra di molte persone, e io volevo farvi vedere in quest'ultima diapositiva le persone che hanno collaborato per sino ad ora su questo argomento. Considerate che non è ovviamente l'unico argomento che riguarda la sicurezza in ostetricia, e che è un gruppo misto, è fatto da risk manager e da clinici. Questo è importante, cioè introdurre sempre una logica di equip che per le proprie competenze può creare valore aggiunto al nostro sistema. Grazie. Grazie a te Enrico. Ho piacere di leggere molti nomi in quest'ultima slide di persone che conosco, con cui ho avuto piacere appunto di lavorare, e appunto questo processo virtuoso che entrambi gli ultimi due relatori hanno descritto è veramente insomma la chiave di volta per un miglioramento costante e progressivo della nostra esperienza. Io a questo punto, siamo alla fine della questa interessantissima sessione che veramente mi ha entusiasmato per contenuti e per modalità di esposizione, magari chiederei a Serena di intervenire in chiusura e di condividere un pochettino la chiosa e congedare i nostri grazie. Ospiti. Serena, grazie. Lasciatemi ringraziare Ottavio e Enrico perché hanno fatto due presentazioni che per me sono state veramente una gioia. Una cosa che ha caratterizzato questo lavoro è stata sempre una visione d'insieme che guardava lungo, diciamo, e oggi queste presentazioni un po' mi commuovono perché questo era uno degli obiettivi di lungo termine quando abbiamo iniziato con questa attività di ITOS che ci proponevamo, cioè che questa cultura del confronto, della non colpevolezza, della trasparenza, della segnalazione fiorisse un pochettino in ambito ostetrico, perché quando abbiamo iniziato tanti anni fa non c'era in alcun modo, in nessuna regione, in nessuna area geografica, era molto difficile, c'era l'attenzione a coprire i problemi, le criticità, non c'era l'abitudine a confrontarsi, si lasciava il collega col cerino in mano, e era tutto molto complicato. E allora sentire queste parole oggi mi fanno molto bene al cuore, perché mi sembra che si stia promuovendo una cultura della medicina basata sulle evidenze, del fatto che si collabora per lavorare sulle criticità che si identificano, e si fa anche una valutazione per verificare che questi percorsi producano effettivamente dei benefici di salute. Quindi da questo punto di vista vi ringrazio e spero veramente che queste due presentazioni siano in qualche modo di stimolo alle altre regioni, perché c'è chi è più avanti, c'è chi è più indietro, questo è normale, però il confronto ci dà l'occasione di, come diceva Michele Grandolfo qui in istituto, mettere le gambe in spalla e iniziare a lavorare là dove ce n'è bisogno. Vedere anche che le 170 persone che oggi si sono collegate a questo webinar non sono diminuite,
durante questa sessione mi conforta ulteriormente, perché so che sono clinici chiaramente, non sono risk manager, queste persone che si collegano a questi webinar clinici. Quindi vedere che c'è interesse a parlare di questi argomenti è un altro segnale importante. Allora, ho letto una domanda di Vittorio Baseri che diceva quali strumenti, quali risorse, quali interventi per continuare con queste attività. È chiaro che è una domanda complessa, Vittorio, però ti ringrazio per averla fatta. Gli strumenti penso che siano essenzialmente anche sistemi informativi in grado di permettere le segnalazioni, ma anche di restituire in tempo reale a chi segnala le informazioni. L'abbiamo sempre detto, non compilate moduli se non vi vengono restituiti i contenuti. L'unico modo per aumentare la cultura della segnalazione è quella di garantire una restituzione di qualità che faccia toccare con mano a chi deve fare lo sforzo di segnalare, che è uno sforzo importante, faticoso, specie in questi tempi in cui le risorse sono sempre inferiori, le criticità sono tante, adesso abbiamo anche la pandemia, quindi per i clinici trovare il momento da dedicare alla segnalazione dei casi, io so quanto lavoro comporta. Allora c'è l'obbligo da parte di chi chiede l'informazione di restituirla elaborata sotto forma di conoscenza utile alla pratica clinica. Quindi gli strumenti informativi da questo punto di vista ci devono venire incontro. Avete visto come inserire i trigger nei CEDAP, voglia dire avere un unico flusso informativo, non dover compilare schede aggiuntive da cercare, eccetera, eccetera. Quindi facilitare la segnalazione attraverso strumenti informativi che a livello regionale possono raggiungere tutti i punti nascita e trovare modalità di restituzione della conoscenza in tempi consoni attraverso questo lavoro di equip che è stato molto ben descritto, in cui i risk manager sono dei facilitatori, non sono quelli che fanno la lavagna dei buoni e dei cattivi, non sono dei nemici come non lo sono gli epidemiologi. Si fa tutti lo stesso lavoro per lo stesso obiettivo e quindi bisogna imparare a lavorare in equip da questo punto di vista. È un po' un modo di uscire dalla notte in cui tutti i gatti sono neri, avere i nostri dati e avere la conoscenza necessaria per progredire. Le risorse, diceva Vittorio, le risorse sono un elemento critico perché siamo in un momento di scarse risorse. Noi, per continuare a garantire questo lavoro, non abbiamo soltanto bisogno di trovare finanziamenti per i singoli progetti. Adesso si chiude questo secondo progetto di INIARMIS, speriamo di trovare un finanziamento per farne un terzo. Ma abbiamo bisogno anche di risorse umane, come ne avete voi all'interno delle vostre unità operative. Scarseggiano terribilmente perché i medici non fanno ricerca di salute pubblica, perché in istituto abbiamo un po' un problema di risorse umane, il nostro gruppo è piccolo, il lavoro cresce, le regioni aumentano e siamo veramente in grande affanno e grande difficoltà. Però questo lo affronteremo come lo affrontano tutti e cerchiamo di andare avanti. Gli interventi in estrema sintesi sicuramente gli audit, i confronti tra pari, le indagini confidenziali, la formazione sulle criticità evidenziate e l'uso appunto dei dati in maniera da avere azioni utili al miglioramento della pratica clinica. L'azione importante che dobbiamo sempre tenere a mente è quella di non avere paesi, regioni nel paese che vadano a velocità diverse. C'è sempre qualcuno che fa da apripista, in questo caso abbiamo visto come l'Emilia Romagna e la Lombardia si siano già attrezzati. Bisogna vigilare e supportare in modo che tutte le regioni possano mettere in moto questi strumenti e queste modalità, perché non ci serve un paese in cui pochi fanno troppo e molti fanno troppo poco. Quindi la variabilità dei dati e degli esiti ci inquieta sempre moltissimo, perché desideriamo che tutte le mamme e tutti i bambini abbiano pari opportunità a prescindere dal loro luogo di residenza. Quindi questo è un altro aspetto su cui occorre investire e vigilare. Io vi ringrazio e vi saluto e passo la parola a Federico. Grazie a te. Quindi, insomma, questa tua chiosa conclusiva è stata veramente utile e ulteriormente stimolante, perché direi che il take home message, al di là del contenuto specifico tecnico di questa sessione, è accessibilità, equità, condivisione e in questo processo virtuoso, riprendo un concetto che ho espresso all'inizio, di approccio multidisciplinare, e in questo caso, come non mai, il processo di cura, il nostro processo di cura, che abitualmente siamo diventati abituati ad approcciare appunto anche in maniera multidisciplinare, però bisogna considerare, anzi già noi lo facciamo, quanto importante sia la figura del risk manager e dell'epidemiologo, che senza i quali non avviene la condivisione e non avviene una reale crescita. Quindi nel processo di cura la multidisciplinarietà non solo tra clinici, ma anche tra figure professionali che oramai fanno parte di una qualsiasi amministrazione sanitaria e istituzione, insomma,
che in qualche maniera lavori in una certa direzione. Questo è proprio il take home message di oggi, per quanto mi riguarda, e spero che anche voi lo condividiate. Vi ringrazio tutti, direi che i lavori si sono conclusi, ormai vedete stanno calando anche le tenebre a Rimini, sempre più buio, devo andare a accendere la luce, vedo che a Roma invece c'è ancora un po' più di sole, dai. Saluto... la luce è già accesa. Già accesa la luce. Arrivederci. Saluto e ringrazio tutti i relatori e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti. Grazie. Ciao.